Ciao a tutti. Ciao. Allora, stasera proseguiamo. L'orario è balordo perché in teoria avremmo dovuto iniziare alle 5, ma avremmo dovuto iniziare prima come al solito. Orario. Ma non si poteva perché Simone aveva la visita dal veterinario. Che senso io avevo la visita? Simone aveva la visita al veterinario. Comunque stasera. Neurologa. Ah, ancora peggio, pensate, sono qui con un matto. No, quello è il neurologo e quello dei nervi. Infatti Simone si muove tutto così. Ha degli scatti. Allora. Vedi? Allora, stasera andiamo avanti con Alone in the Dark. Vedi, il gioco Edward più noioso dalla stella della terra che piace però a Simone. Vedi, Edward Barnaby. Se devo essere sincero, io lo trovo un po' pallosetto, ma a Simone piace. No, non ho detto che è bello. Però non mi fa così schifo come a me, sinceramente. Dai, mi sta un po' rompendo. Sta rompendo i coglioni a te. Allora, mettiamo la roba qua. Ci sono giochi migliori, sì. Mass Effect è più bello. Però, non credo che ci sia neanche il caso di staccare prendere Mass Effect per trovarne uno migliore di questo per il momento. Però, vabbè. Primo che non ti è normale, secondo te, che se ne... Siamo indietro di qua. No, ma soprattutto a un certo punto intanto nero e poi è tornato. Non è iniziata bene stasera, ragazzi. Speriamo di poter andare avanti in maniera decente, perché se mi tocca rifarmelo tutto da capo proprio mi vengono le coliche. Ma hai saputo un altro salvataggio? Fai un altro salvataggio. E come faccio a fare un altro salvataggio? Quando giochi metti in pausa, fai salva. Sì, salva sul checkpoint. Sì, no, salvi su un altro slot. Sì, ok, però devi comunque aspettare il checkpoint. Perché? Scusa, si possono fare quando si vuole. Poi magari ti rifai prima. No, prende dal checkpoint. Beh, ma tu inizia a farglielo, sennò lui continua a sovrascrivere. Se io adesso salvo... Sì, ma però se tu ne fai solo uno, lui te lo continua a sovrascrivere. Va bene, facciamone un altro, ma... No, penso io, non lo so. Però, a parte il fatto che non capisco il senso di farmi... Sesto. Ecco, infatti... Mi ha fatto il primo o il secondo. Ma perché ha fatto così? Se sentite un botto... Sparano, siamo in Ucraina. È un cretino, guarda, ha salvato questo. Ma siamo in diretta dall'Ucraina. Si può cancellare e rimetterlo qui? No. Siamo in diretta da Kiev. Guarda che è veramente un gioco idiota. Queste cose mi dai, irritano queste cose, particolarmente. Quello gioca a calcio. È rimasto fuori anche ti pare normale che è rimasto fuori anche il puntatore del mouse, tanto per dire. Perché adesso, Cristo, non va più via. No, non va via. Devi tornare al desktop e poi riselezionare il gioco. Allora forse ti va. Cioè, dici di fare così? Riseleziona il gioco. Meno male. Ma non muoverti troppo velocemente che si smonta il letto. Signore, è morta questa che ero. Però. Ora sembra in pace. Sì, era quella che era morta. Comunque. Io non ho ancora capito chi cazzo fosse. Io non me... Tra una settimana letto, con l'altra, tra l'altro, non me le ricordo neanche infatti, più. Infatti, questa cosa non aiuta. Però devo dire la verità: il mio interesse è comunque marginale. Cioè, io voglio arrivare alla fine, ecco, ma non mi sta entusiasmando. Infatti, abbiamo capito, lo trovo, ragazzi, lo trovo palloso. L'hanno capito tutti. Noi dobbiamo andare. Guarda il coso e vediamo. Allora, piano rialzato, dobbiamo andare, che c'era della roba ancora, perché ce l'ho da rosa. Ah, giusto, però l'avevamo aperto e avevamo visto che non c'era un cazzo. Ah, sì? Sì, quando abbiamo spento lo streaming, abbiamo chiuso proprio qua e abbiamo detto, sì, ma cosa cazzo c'è? Sotto non è in piano rialzato, però non era, faceva parte di tutto? No, assolutamente. C'è scritto un altro nome, giustamente, che non ricordo quale sia, ma questo qua c'è, può essere che sia quella roba qua, però vediamo. Libro della Shura, la lagnappi. Era la lagnappi. Vabbè, meglio così che meno non ci... vediamo. Sì, sì, ok, ce la siamo cavata con poco. Io non ricordo neanche più come ci si cura, quindi devi schiacciare il digitale in alto. Sì. In basso invece a Callisto Protocol. Ok. Sto cominciando a diventare vecchio, perché purtroppo più cose insieme stanno cominciando a diventare un problema da gestire. Cioè non mi ricordo i tasti. Adesso però qui non abbiamo la chiave, sì, giusto? No. Io non so cosa abbiamo fatto l'ultima, cioè non ricordo che cosa Santo abbiamo ricordo. Fatto. Però abbiamo una chiave del bagaglio, no? Di sicuro non è la chiave per scendere. Bagaglio? Chi è che parla? Ah, è il documento. Che noi manca della roba in giro? No, salotto c'era un puzzle che non so cosa sia. Salotto era quello là del mappamondo? No, cos'era? Tipo quello mappamondo non è... Il soggiorno. Salottino. Ah, soggiorno? Io non mi ricordo più. Credo, mi pare. Non ricordo anche più. Se lui chiama soggiorno una stanzetta così, che in realtà... Suorgiorno. Non so, per noi il soggiorno generalmente intendiamo il salotto. Ma comunque, vabbè. Ma sto quasi non capisco un cazzo in inglese.
Qui si può salire, non credo proprio che sia in inglese. Lascia fare che sono inglesi, sì, perché se no uno non capisce un cazzo inglese. Ma questi sono statunitensi. Che Vabbè, secondo me sono anche peggio, ma. sono anglosassoni e quindi. Aia, devo chiudere le porte. Così Questa almeno. era chiusa. No, proprio non si può neanche Questa proprio toccare non si questa. va. Adesso mi lancio di sotto. Tento. Cammini tenta suicidio. Ma come scende veloce? Te l'hai visto che tocco di cassa? Se fai, se ti Ah, metti vicino al sì. Così. corrimano, mette la mano sopra. No, qua no. Il tocco di Dopo classe è l'ho fatto andato. all'ingresso, sì, all'inizio del gioco. Da momenti il tocco di Lo classe. mette, forse è troppo stretto. Ah, questo. Non ce la fa. Need the key. Chiaramente gli serve una chiave. Ma cos'è questa chiave del bagaglio? Boh, te la ricordi. Dove abbiamo trovato un bagaglio? E questo è il piano sotto, che però non c'è niente perché l'avevamo già C'è un visto qua. bagaglio. Quella è porta chiusa, nel O salone. andiamo al salotto a vedere, ma non penso che ci siano bagagli nel salotto, ecco, cioè sinceramente. La cantina non so cosa ci possa essere perché ci manca qualcosa nella cantina, però il problema è che noi praticamente le stanze le abbiamo quasi viste tutte. Al bagaglio, alla stanza di Jeremy. Giusto, c'era il bagaglione, vero? Bravissimo. Bravo, bravo, sì. Bravo, torna su. Sali le scale che incontri Gesù. Poi si lancia, sai? Adesso, Apre così e si lancia di solito. esatto, prende un po' di ricorsa e passa di sotto. Allora, sì, posso uscire da qua e andare a destra. C'è sempre quel momento che ci deve pensare. Sì, dice, ma apro o non apro? Ma Ok, apro o non chissà cosa c'è apro? dietro. Aprirò o non aprirò? Metti che dietro mi succede qualcosa. Dunque, la stanza di Jeremy è la prima, giusto? Sì. Bagaglione, Adesso mi qua. tiro una lagnape. Questa, Vai, sì, è ole. questa. Chissà qua c'è. Oh mamma Oh no, mia, un'altra. è un'altra roba di quelle da Una mettere lente su. da mettere sul Ah, no, è quella del telescopio. telescopio. Ecco cosa c'è da Ecco. basso. Telescopico. Il telescopico. A telescope lens. Why don't you lock that up? Questo è apri Cerchiamo lui, le cioè tu risposte tutte nelle le volte stelle. se, Chiama se, Paolo, Paolo senti, lui, Fox, senti si la chiama. vocina del fuoricampo che ti Ma la parla. cosa terribile è che Tutte c'è le un eco volte. bastarda in una maniera unica quel gioco qui. Tutte le volte che prende appunti, io Purtroppo, apro fuori e c'è noi questa che ragazzi ti le riscrive stiamo la provando palla. tutte, Che cazzo ma purtroppo sta cazzo di eco vuoi? Ora. non si elimina. Dov'è che è il soggiorno d'Eria? Ma No, non no, era era quello. il salotto, quello là. Quindi. Ah, ecco, solo dopo perché c'ho segnato di verde, quindi è risolvibile. Il soggiorno allora era quella del mappamondo. Il soggiorno al mappamondo, sì. Oh, sì. Si può farlo da qua, giusto, arrivare di là. Ricordi proprio bene, 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 Comunque non bene, si attacca neanche qua, guarda, e sta andando tutto anche un po' con un frame rate un bene. Ma po' cazzo, balordo. sul mio l'ho visto, infatti ho detto, ma raga, tocco di classe. Si capisce che se corre non lo fa, forse magari si viene giù da Se qui. cammini, io se cammino sempre. Ah, ok. Non corro perché poi mi viene il Io mi sono fiatone. rotto i coglioni, quindi corro. A me viene il fiatone, se no, ma Allora, però sono più che sicuro che ho sbagliato stanza, sì, infatti. Teo, hai sbagliato completamente zona. Ragazzi, se volete un mio giudizio, io ora come ora non gli darei più di un 6,5. Certo, mi rendo conto che non attiro molto quelli che dovrebbero guardarci dicendo così, però è altrettanto vero che tanto non ci guarda nessuno. Beh, Quindi se quello qualcuno non è. ci Ah, guarda uno. unicamente Certo, per sentire le nostre non è stronzate, più. che gli ci vuole la chiave che non Ah, ha. E uno deve apprezzare. No, non è tanto. No, non è che devono. Siamo pensare mica che. venduti noi, No, no, infatti non ci dà niente nessuno, ragazzi. Se qualcuno vuole regalarci dei giochi, noi solo siamo che. disposti a dire che sono bellissimi. No, siamo disposti a dire merda. Siamo disposti a dire che sono fanno schifo. Però. Servi dei potenti. Questa qui, ad esempio, a me faceva se fosse sulla scala. E questa, ma forse se viene giù piano, no, questo è un cesso, Questo è il infatti. cesso. Questa è Questa è la la stanza stanza. inserviente lì Ah, davanti. è la stanza di sopra. No, non facciamolo correre, vediamo. Sì, si sta praticamente Si levigando via la lo struscia mano. lui, non è che. Sale le scale come faccio io lui, quando. Sono giusto. Potrebbe, chi lo sa. Questa è una quella che abbiamo sbloccato perché c'è sotto c'era la roba da. Se. No, secondo me sono completo. Questo sono ancora a piano rialzato. È il Questa. piano di sotto che dobbiamo andare Ma noi. come cazzo si funziona sta cosa? Come cazzo è finito sto soggiorno? Scendi in un modo che sembra Oh, che da un momento all'altro salottino, debba ragazzi. ammazzarsi. Dunque. Salottino. Di qua siamo giusti, sì. Biblioteca, Passiamo dalla penso. biblioteca, Tra allora. l'altro è così.
biblioteca è chiusa. Ah no, andiamo dall'altra roba. Sì, può andare bene, vedi, forse adesso sì, è la porta. È giusto. Adesso siamo nell'altra stanza. Si è scatenato un prurito alla mano ed è molto fastidioso. Okay. Sì, è questa. Di là c'è il coso. Eccoci. Adesso. Eccolo lì. Guardiamo cose. Guardiamo le lagnappe. Usiamo la lente di Sam Barlow e non vediamo cosa niente. Dovremmo vedere. Ah, non lo so. Sono soprattutto messo a fuoco, ma. Non mi sembra che metta a fuoco. Stavo dicendo effetto qualcosa. No, infatti no. Vede un cazzo. Allora, qui potrebbe. E così passare, al massimo. Potrebbe anche passare un alieno, che tanto non vediamo niente, cioè. Ma cosa dovremmo vedere? La regola lo zoom l'ha messo a fuoco. Come la regolo? Aspetta. Tutto vero. Ah, no, 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 no. Si può, ce l'ha messa a fuoco con così. Ok. Però quello che mi domando io è cos'è? Cosa dobbiamo fare? E adesso? Diciamo di essere dei figli perché risolviamo tutto. Ecco. Così. Se spariamo in un altro posto. Un'altra. Sicuro. Ecco, è andata vacca. Dato tutto in merda. Però le coordinate. Sono delle enormi cose. Questo è un puzzle, qua no? È un puzzle gigantesco. Questo c'è. Cioè, della. Questo poveretto. Guarda, era. Questo aspettava uno scudetto dall'Atalanta. Sì. Siccome la IA ha detto che c'è uno scudetto dall'Atalanta nel 2030, no? 2026, così era che lo aspettava. Da quando c'è stata la fondazione dell'Atalanta, quindi è invecchiato. Oh Cristoforo. Ma secondo te questa roba è che. È quella che abbiamo appena visto? No, non penso. Perché se è quella che abbiamo appena visto ci sarà divertissimo. Però non si possono si votare. Ricorda. Chi si ricorda? Beh, forse già questa ci aiuta. Forse. Penso di sì, perché. Sotto se che si deve completare. Vedi un. Questo qua in basso potrebbe essere nell'altro angolo. Così. Sì, però. O più là ancora. E questo si viene in mezzo. Ma quello in mezzo non è giusto però. E perché manca quello là in alto potrebbe essere in. No, in mezzo no. Perché sennò. Sto sparando proprio a caso, perché non ho idea bene se sto facendo giusto. E invece era giusto. 9, 4, 7. 7 o 1. Beh, adesso. Ah, punto automatico stavolta, non c'è neanche bisogno che tocchiamo. Whoa, what's going on? It's dialing in something all on its own and it's showing the way to another memory? Where is that? Cazzo, è la sala da pranzo, dai. Dobbiamo andare alla sala da pranzo. Oh, finalmente si mangia. No? Siamo tornati nel mondo normale. Direi di sì. Dobbiamo andare alla sala da pranzo. Quella mi sembra la sala da pranzo, no? Non lo so, se apri gli appunti te lo dice. Another world seeping into DeSoto. Ma perché parla con la voce di una donna? Sala da pranzo c'è scritto, ok. Quindi, sala da pranzo, dove siamo è? Già sul piano giusto. Dobbiamo arrivare ancora dove sono tutte le scalette, dove c'è la scaletta. Torniamo indietro, praticamente siamo arrivati. Bene. Benissimo. Anche se tecnicamente nessuno ti vieterebbe di mangiare pure qui, perché guarda che su questi tavoli uno potrebbe tranquillamente mangiare, c'è anche il camino. Ah sì? Perché mi sono incastrato e non mi sto muovendo? Sei incastrato in una merda. Non so, c'era una merda per te. Ma poi. Ma caro grosso. Ma è possibile che qui i pazienti. Cioè. Giravano così, indisturbati. Ah, sono libretti e tu cazzo mangiano i toast. Indisturbati. Ma no, ma soprattutto non ci sono. Senza essere su. Oh, girano indisturbati come quel film là con Kate Beckinsale che ho visto discretamente di recente, ma che avevo già visto. Kate Beckinsale con cui sei andato a scuola. È già quello. Ma io non sono andato a scuola con Kate Beckinsale. Ragazzi, continua. La sala pranzo è questa? Siamo giusti? Sì, quello è il camino. A me questa sembra una sala pranzo. Poi, here we go. Ecco fatto. Ah, di qua c'è una porta. Wow, cioè, si porta nello spazio lì così. Star Trek. Startup. Starnut. Chi è stato tutto penso? Ah! Capitolo 3, ah, sono 4. Può essere. Ma com'è possibile? Cioè, è il solito. È un ricordo, una cosa. Lui è sempre. Come è fatto? Dai. Io ho sempre avuto l'ercio, poi ogni tanto si pulisce e poi torna l'ercio. I'm glad to see you made it.
I had my doubts, but the hope you instilled has yet abandoned me. I guess this must be Tarawea. Who are you? My name is Juan Luis Jorge, and this is indeed the convent of Tarawea. You'll have to excuse me, but Yermi never got your name. The name's Edward Carnby. I'm a private investigator. You're not a patient, are you? No. I'm the author of a book that Yermi once found important. How does that work? Are you part of this memory as well? Is this even a memory? I think calling me a manifestation of Yermi's subconscious would be more correct. And so is the convent of Tarawea. I'm a man Yermi has never met. And we are in a place that he has never been. Okay. So are you here to guide me or something? I have no more purpose than you do. I simply am. I will happily help you, of course, if I'm able. If you are already somehow part of Jeremy, why did he want to come here? Isn't he sort of here already? Yermi wanted to come here because it's a representation of his mind at peace. When Dr. Gray asks him to find his focus during his sessions, this far-flung convent is what Yermi imagines. He is under the impression that if he could physically come here, he would reach a perfect equanimity. A, leggere, però. Sì, a spiritual apotheosis. You don't think it would work? Yermi subconsciously knows it's just wishful thinking. He can't come here. Despite the pathways opened by the dark man between their Seto and Yermi's psyche, it's simply not possible. But I'm here. Indeed. It's a shame it's just another place for you, detective. Otherwise you could have become poteva diventare Buddha, invece ha deciso di andarsene in giro. Always a bridesmaid, never a blushing bride. Secondo me, cioè, rischio che sia un po' troppo alto. Yes, I suppose so. You'll have to chase enlightenment. Non credo che non sia cambiato un cazzo. So what's the next best thing? What can I do here? You should seek out the convent library and try to find the truth about Yermi's relationship with the dark man. It's the sort of knowledge he represses and is unable to reflect on. Will it tell me how to break the pact? Perhaps. At least you'll have something to confront Yermi with. Wait, why can't you just tell me? I don't know such things. You'd be better off consulting the texts of Dr. Freud, if you want such answers. No thanks, I hate shrinks. There is another thing you should know about the library. He is here as well. The dark man has been working his way through the texts for a long time. He's here? How am I supposed to get past him? Be careful, detective. Oh, jeez. Just perfect. Come tutto sbuncio. Cioè, sbuncio veramente. Sembra poi sembra sporco di merda, tra le altre cose. Detective sbuncio. Gli hanno tirato delle merde addosso. Questa cosa ci dice. Lui dice, c'è l'uomo nero, ma in fondo chi se ne fotte? E sta lì a leggere. You have any advice on how to deal with the dark man? I suppose suppression could work. Try not to pay him any attention. Non prestate di attenzione, quindi lo ignoro. All'uomo nero, perché è come i bulli a scuola. Esatto. Come i cagacazzi quelli che parlano. You said Jeremy's never been here. But does this place exist in real life? I think it's supposed to be Mexico. But I am not certain of Tarawea's origin. Well, good to meet you, Juan. I'm going in. May the gods be with you, Edward de Vilban. Il Vietro non ho capito, non penso che ti ha detto che vale. Edoardo sto cazzo si chiamava. Beh, le porte sono tutte chiuse, sì sì, infatti. Questa dove siamo venuti? Questa qua lo entriamo, quindi non si può tornarci indietro. Questa è chiusa. Ma io sul posto comincerei a pensare di essere diventato matto, visto considerato che parla coi matti, vede cose che gli altri non vedono. Insomma, io mi farei, sì, farei delle domande. Va in posti in cui gli altri non possono andare, cioè. Insomma, parlami, ma che cazzo succede? Il posto non è neanche male. No. Io stavo qua a fare le ferie. E fanculo Jeremy e tutte le sue minchiate. Il problema è che stiamo nella testa di Jeremy, qui è pericolosissimo. Da fuori l'uomo nero e ti abuso di te. C'è anche un leggero lampeggiamento delle texture che non si capisce a cosa sia dovuto, ma ci dobbiamo lanciare di sotto? È sicuro? Deve
No, ma io eviterei. No, non è sicuro. Torniamo là con Juan e gli chiediamo se c'è qualcosa da leggere anche per noi. Oh. Lara Scrofa. La gran... Lara Scroft, la gran bottana. Giusto, siete stata una così. Poco di buono. Per me è un po' diroccato qui, eh. Siamo ancora con le tombe? Siamo ancora. Sì, ancora con le tombe. Rasolei, tombe, tromboni. Era così un bel posto fuori. Perché non possiamo star fuori? Cos'è sto disegno? Perché è un alieno? Cos'è sta? No, no. È un santo che gli ha bucato la panza. Mmm. Grazie, San non vedo niente. Bucata, si chiama. Fatto solo perché io non sto facendo niente. Adesso hai ripreso controllo del tuo gingillo. Ho ripreso controllo del gingillo, infatti. Se viene fuori un mostro schifoso dall'acqua, no? Perché praticamente. Guardate, cammina sulle acque! Certo, più o meno. Ce ne sono 3 centimetri. Questo che è un altro che è frizzato? È, proprio, è pietrificato, mi sa che hanno incontrato la medusa, altro che l'uomo nero, c'è la medusa, li fa diventare tutti di pietra. Questo è un problema. E insomma, abbastanza. Di dire che non è comodo diventare un pietrificato. There's something missing. Sai che manca qualcosa. Manca qualcosa. Se posso essere sincero, la cosa che preferisco del gioco è che salva spesso. Che io detesto quando devo rifare le cose lunghe, che ci metto delle ore. Questo sta mandando a fare. È chiaro che sta mandando a fare in culo qualcuno. È un caputra, guarda. Fa, se veniamo di lì, se venite di qui. Peccato che gli altri non ci sono salvati via, forse si sono spaventati. Ma quello di fronte, guarda. Ce l'ha con quello di fronte. Ma perché dov'è quello di fronte? Ah, quello là è vero, che lo sfancula. E poi ce n'è anche un altro di là. Quindi. Vedi, non si stanno le lotte. Con cosa ci si picchia che non mi ricordo più? LB. Il corpo a corpo RB LB o RB LB. O RB non mi ricordo MRB più. Non mi ricordo più e invece così spara sì, sì, ok sì. E la X no la X ricarica e in alto si, in alto beve sì. Beve alcolici e con quelli stranamente riesce a lui è un alcolista quindi ma dove lo troviamo quella cosa che ci manca beh Juan qui ci vuole un po' di manutenzione però sì digli a quello là che la sua testa deve sistemare un po' perché qua abbiamo fatto la grande biblioteca e ti pareva endless, è terribile terrible. Come tenuta sì, è terribile an acoustic record for the universe inside the mind of Jeremy Hotwood now corrupted by a story ma ho capito un caso told by a monarchical liar an evil conjured by science and secrecy I will suspend a room and lock away the foundation of his character. Its key will be left bibliotecario è quel mostro di metro. Quello che sembra uno scimmione che bisogna sempre guardarlo perché se gli togli lo sguardo di dosso ti prende mazzate. Ecco, questa cosa però non è che ci abbia dato indizio, ma non è che ci abbia dato indizio, cioè. Ah, era un indizio quella roba. C'è scritto indizio. Andiamo bene. Io non ho neanche cagato più di tanto, figurati un po'. No, io non ho capito bene cosa voleva dire. L'idea è diverso ancora. Io sono proprio ignorante, non ho capito. Vedi che si sta. Sì, si stanno sfanculando a vicenda. Tra preti fanno i cori e si prendono ammazzate. Sì. Che addirittura ha salvato, ma per cosa? Dopo un po' di tempo lì. Sono i tifosi dell'Atalanta che stanno salutando qui. C'è un'altra cosa qua, guarda. Non lo so, anche c'è una luce che lampeggia e fa quel cazzo che vuole, ma comunque c'è una roba lì per terra. Possiamo andare su? Perché qui mi pare evidente, sì, c'è una scala. Pare evidente che non ci sia un cazzo. C'è disponibile. Non è che abbia una corsa di quelle proprio. Non è un centometrista, ma manco un maratoneo. No, non ha fisico neanche da. Ale, altro salvataggio. 40 metri di distanza, cioè. Sto finita di farsi la cosa mando a fare in culo alla biblioteca. Sto facendo finta di acculturarsi. Ma dove la troviamo? Oh, mamma mia. E anch'io c'ho un sonno. Sole giù.
E anche un po' di mal di Ecco, testa. abbiamo trovato la croce, guarda, ce l'ha in mano questo, il prete Così. mancato. La chiave La di chiave di Ubertus. Ubertus. Prendi la chiave e vieni giù poi. Questo di Tomb Raider. Ne vado giù solo di fuoco di Ghost. Shit. Non ho te il museo. Se manco su, c'è già la faccia da più. Che cazzo vuol dire sta roba? Dobbiamo scappare, si può muovere? Sembrava una scena. No. La dobbiamo mettere qui? Che succede qualcosa? E ce la diamo, ce la battiamo. Ma come faccio? Forse si sblocca. Non ho ben capito cosa è successo. Io la prendo, ma. Sì, ma vedi che fa tutto da solo, cioè non. Non lo scemo! Vai via! No, va bene. Perché io non posso muovere. Why you have to manifest your worst fears, Jeremy? Cioè questo qui devo stargli lontano. Sei di sempre. Ma non sono manco obbligato a scendere qui. Ma dove sono? Ah, adesso lui arriva di qua. Dobbiamo riprenderci la tua roba per vedere andare avanti. Che cazzo ne so? Io ci sto facendo. Perché forse dobbiamo rimetterlo sul sotto. Dobbiamo riprenderci la chiave e la chiave. Ma allora cosa fare? Per bloccarti la roba precedente. Allora tanto poi tu puoi scendere dall'altra parte. Posso fare una sega, posso solo okay, scendere. Perfetto, allora non è proprio pensato. E tra l'altro non so più che fine ha fatto quel mentecato là. Tanto neanche tu tocca, ma muori. Eccolo. Beh, chi se ne frega, facciamo un fare giretto da tavolo, fare un po' di giro. Penso non c'è un problema. Dovrebbe farmi paura. Se non è un quel tavolo galattico, perché guarda quanto sono bello. Oh, nemmeno io. Ma scusi, ma. Ma cosa c'è il teletrasporto? Oh, salto. Ah, quindi. Ah, perché serve solo per farlo girare. Lui è sparito tra l'altro. Vabbè. Ricordate capire. No, lui sta arrivando di qua. Però possiamo agire. Beh, tanto salvato. Che ci fu. Ma proprio lui ci ignora tra l'altro. Cioè non è che ci ammazza perché ci voglia ammazzarci. Cioè proprio lui viene e sbatte. Ah, c'è questo. C'è che ce ne un altro. Ti avvieno! Ecco. Speravo di poterla fare dalla scuola da furbo. Dove cazzo era? Lui è lì. Però è una cazzata perché lui sparisce. Scusa, quando entro me lo trovo davanti. Ah, è pure qua. Ah no, questo è. Guarda. Dove cazzo sei incastrato, il coglione. Oh, Carmi! Ripi. Sì, ho capito, ma il problema è che se questo tutte le volte mi compare dall'altra parte l'avevo complicata, però. Sta tirando dei peti incredibili, ma chissà cosa può aver mangiato. No, dove è andato? Non si vede più. C'è il fumo o non si vede? Ah, ecco.
cazzo, è un diesel questo punto, guarda quanto... Sì, ma è anche un coglione di merda, perché guarda, cioè mi ha ignorato, Bolu. Albero azzurro, posto felice. Albero azzurro, posto felice. Mi ammazza, ma non è che vorrei, ma non no, è che lì non è che si trova lì, ma che semplicemente si non trova più, adesso sicuro che mi ammazzerà. Penso che sia finito così, però il bello di tutto questo è che non abbiamo sistemato, non abbiamo risolto una serie, perché noi dobbiamo andare alla abbiamo sbloccato oscura. L'ascensore, quindi possiamo tornare indietro adesso. La stanza oscura, perlomeno dovremmo andare lì, no? Sì, ma sì, beh, scendiamo e possiamo. Ce l'abbiamo su che piano? Il secondo, quello intermedio. E torniamo su, sì, se scendiamo torniamo su, credo che possiamo prendere l'ascensore. Vabbè, questa sezione è entusiasmante. Non l'ho ben capita, ma comunque. Tra l'altro lui è sparito perché ne abbiamo aperto una porta. Cioè, a un certo punto si è rotto il cazzo e ho detto beh basta. Poi non c'è minca manco per un cazzo l'aria del prete, tra le altre cose. No, dobbiamo fare il giro di là perché dico non va bene. Non sembrava un prete per ogni cazzo, però. In chat ci scrivono sempre tanti. Milioni e milioni di persone. Però ragazzi, poi parleremo di Yuzu. No, non è vero. No. Lo Yuzu no. Di Sudashi. Anche quello. Cazzo, ma adesso sono bloccato però. Come faccio? E del Suyu? Del Fugaci, Fibonacci, parleremo di Fibonacci, eh? Sempre uno spettatore ci guarda. Sì, è questo qui che serve. È del tablet che ci sta guardando qua davanti. Ciao a noi, tablet. Ci sta guardando, scrivo al tablet. Ciao, sì, tablet. Ciao tablet. Poi gli rispondo dal telefono, però così sembra che ce n'è un altro. Ma puttana Eva, ma è il piano di sopra. Come ci arriviamo sul piano di sopra? Bella domanda. Ma in perché... fondo c'era mica la scala. Sì, ma la scala è per scendere. Sì, cazzarola. Ero convinto che andava bene facendo il giro così, ma in realtà non è mica vero. Questa è la parte complicata. Si capisce? Non è la birla di prima. Ah, non è uno scherzo. No, questa. No, niente, dobbiamo tornare giù. Tornare di là, perché da qua non ce la facciamo. Analizziamo la situazione. Magari era già giusto dove. Cioè, probabilmente era già giusto dove ci ha messo su. Però io non me ne sono reso conto, ho detto bisogna fare il giro, magari ragionavo già giusto. Penso, forse, non lo so, pensavo meno qui. Qui non c'è niente. No, bisogna tornare di sopra. Qui sembra quasi correre tra altre cose, è incredibile. Cioè. Qui mi fa male la testa. Ti fa male la testa? Sì. È una bella situazione, sì, sì, sì. Sempre così entusiasmante per il mal di testa, è bellissimo. No, è tipo il 23esimo salvataggio che fa per non aver fatto niente. Non è cambiato niente, però lì è successo. Noi dobbiamo salire, perché comunque ci tocca salire ancora a questo punto. Sì, perché sennò... Ho sbagliato strada, cazzo era la scala di qua. Sì. Più che l'uomo nero, quello mi sembrava il peto nero. No, mi sembrava il. Non so. Il re dei peti. Il mullah. Okay. Ale, un altro salvataggio. Perché lui prende le scale e dice, ma salviamo che non si sa. Sì, lui è come me a Tomb Raider. Ecco, però è lì, come faccio? Basterebbe saltare. Sì, cioè, una persona normale fa hop e salta di là. Cioè, e lui ma lui non è capace perché è scemo. Ma si può fare il giro. Ah, no, c'era il video, si può. C'è qualcosa da prendere di qua? No. Cos'è quella roba qui? È un teschio. È un teschio di scorn. È il teschio che si sta domandando. Esce o non esce? Esatto. Avere o non avere? Uccello pazzo. Esatto. Che sono, in realtà sono due uccelli. Infatti, appunto. Tutto sto giro per un cazzo. Ci tiene a salvare ancora, per favore, te lo sapete. Perché non si sa mai. Eccoci. Mappamondo qui sta in piedi per sbaglio. C'è pieno di gente che legge, non si sa neanche che cosa. Ah, la gazzetta. Qui c'è la chiave di Ubertus. C'è qualcosa, la chiave di Ubertus. Chiave da Bertus, vai, Bertus. Comoda comunque come chiave, eh. Cioè così piccola, attascabile. Sì, dentro...
Pensa che credo fosse un ascensore. That I went through the night with the restless crowds. He was a kind of itinerant showman who held forth in public halls and aroused widespread fear. The New Orleans address of the event is lost, but I remember distinctly the Prext Shipping Company pressing their contribution. Gli portano via il libro. Se devo pesta sulla testa, gli fa. Non rompere cambi. Ma non è la barba, io so. No, no, c'ha cioè, la roba come le donne musulmane, quelle che hanno quelle robe. La preferita del sultano. C'ha la colite spastica. Ma che bel coso che c'ha sulla attaccato il berretto. Quindi. Adesso si gira. Detective! Juan! Juan! I hope you found what you were looking for. I fear there is no good. Eh? Sono convinto che noi non sentiamo un cazzo, ma riuscirà a fare ricco lo stesso. Sì, sì. I was so close. There must be something I can work with. Come on, Garby, think. Think. The shipping company. Prext. Right. Good luck, detective. Però si è alzato, è riuscito anche a togliersi dal libro. È arrivato, ha fischiato con un fischio magico, ha rincoglionito quello là. Cioè, basta fischiettare, quindi. Che poi tutto quello che voleva era il libro, perché... Oh. Via giù, così, giro. Well, thank God you're here, detective. Sitting all alone in a place like this. I'd never live it down if the papers got wind of it. Hey. Ruth, right? Oh, don't pretend you don't know. I'm sure you have a whole file on me by now, detective. Bleh. I suppose we weren't formally introduced. I'm Ruth Talon. Miss Ruth Talon, in case you're wondering. Edward Carnby. Enchanté. Infatti, si presenta bene. Tutto conciato. Are you sure? I had too many already. Vive continuazione. Nice. It's good. I know. I have great taste, detective. I heard you're trying to take Jeremy's plans to the dark man. Lei c'ha dei capelli che sono atroci. No, but it makes you wonder. If he made a promise, can't he simply stand by his words? Look, I'm just trying to get Jeremy out of a bad deal, so he'll come back with us to New Orleans. Well, if all fails. What are you doing? It's a sign of submission to the dark man. Ah, lo volevo dire sotto me, sì. Hai capito, furbacchio. What? Ebbè. Si muove con una certa grazia, sembra un comodino. Adesso prendi il biglietto e spacca sulla testa. E gli spegne anche in fronte. They make big money during the war. Their waterfront office is just over there. How did you do that? Do what, detective? Bonne chance. È tutto. Hey, have you seen Emily Hartwood anywhere? Are you trying to make me jealous, detective? No, I haven't seen your dog. Guarda, tra una e l'altra ancora siete delle belle come la morte. Preferisco quasi l'uomo nero, infatti. Che sembra un egiziano. Secondo me più sexy era quello lì, Juan, sto cazzo, ecco. Juan però mi sembrava più dall'altra sponda. No, non mi c'aveva del uomo dall'altra sponda. Mi sembrava molto gesuitico a me, più che altro. Tutti quelli che si chiamano Juan sono dall'altra sponda. Ma chi l'ha detto? Però c'è là una cosa che si muoveva, secondo me ci sono i mostri. C'hai la pistola. Con pochissimi colpi. Abbiamo la pistola e me ne vado via. Adesso mi dirà: non te ne puoi andare di qui, razza di pezzo di me. Abbiamo la pistola e non abbiamo problemi ad usarla. Beh, insomma, vista quella lì, magari qualche problema ce lo farei. Insomma, qualche lì c'è il sole, probabilmente. Tutte macchine più belle di quelle che facevo io la quello là manageriale con le macchine. Eccolo, eccolo. Gear City. Però comunque, vabbè. Oh, che schifo.
Posso sparargli? Tiragli qualcosa. Un coglione di merda. Non c'è niente da tirare. C'è una roba là, guarda, la Molotov. Però il problema è che se arrivo là mi vede subito. Devo aspettare che si sposti, perché così non mi vede. Sta cozzendo. Mi pare che c'è anche un mattone forse lì. Palesemente, no? Un fesso, cioè. Sulla, sì. Sì, il fatto è che se lo prendi con la roba brucia. C'è anche una roba, c'è anche una pala lì, il remo. Ah, giusto. C'è una Molotov, no? Sì, anche se non so, secondo me è solo... Se ne va sto pezzo di stronzo. Guardalo, se ne va. Anche se secondo me è soltanto... Ma chi si può andare anche a dire? Perché Molotov secondo me gli tira una bottigliata. Però... E se ne va, che scortese. Però magari mi sbaglio. Dove è andato? Dai, torna indietro, mentecatto. Ma si muovono a ritmo. Sono corvi. I corvi. Si muovono tutti insieme, è un corpo di ballo, corvesco. Però che bravi. Mica una roba qualsiasi. Ecco, vai. T'ha visto? No, non t'ha visto, però adesso sì. Non è mica morto, sì. E non è morto ancora. Che cazzo di problemi hai? T'ho bruciato, ti ho tirato due colpi, uno in testa per punto. Fermi, Carnaby. Barnaby. Sono proprio brutto sto mostro. C'è una bottiglia. Beh, ma non posso prendere, cioè nel senso. No, it's locked from the other side. Ah, ok, non si può andare di qua, quindi. C'è il giornaletto. Il Corriere dei piccoli. Dei bigoli. Il Corriere dei bigoli. Ma lo fanno ancora il Corriere dei Bigoli? Quando, quando ero piccolo io c'era il Corrierino dei Piccoli. Ma penso che lo fanno più, però. Non l'ho mai. Ah, c'è un parente. C'è un altro amico di merda, guardalo. Posso prenderlo? Poi posso andare in giro, sì, qualcosa sì, di sì, male, si muove come una lentezza infame. Ma tanto. No, perché credo che abbia fatto il giro. Giù e carena. Ah no, quello era di merda. Poi aver fatto il giro, perché qui non ci si passa. Ecco. Ah, eccolo. Dai. Sì, è questo. Colpo. Buono. Buono. Che Cristo santo. Dammi un altro solo, per te. Cosa fa questo? Merda, non passare tutto lì perché ti ci sono due partute. Ma è disgustoso. Lo so. Oh, ma devi ma non muore più! La Molotov ha un potere colossale. Ma è bello che si sbudella, cioè è andato pezzi, gli sono andati pezzi un po' tutte le palle. Ma poi quante manie? Più di una. O quanti piedi, insomma, gli è andata della roba così. Vabbè. Dovrebbe essersi pulito, la spunitata in giro. Sì, sì, dovrebbe, si pulisce. Si può andare di là o si può andare di qua? Se guarda, tu dove andresti? Non lo so, di qua c'è il nemico e quindi uno gli avrebbe portato a dire devo di qua. No. Demo. Chi è? Che Cristo santo! Ah, mi insegue! C'era mica una bottiglia vicino al altro ingresso. Pervert! Sì. Qua. Esplora il porto per... Ah, sì. Dai, a bottigliate. Non l'ha preso. Guarda, la macchina era una bottiglia, ma anche qua. Mi si è incendiato Carnaby. Mi si è incendiato Barnaby. Oh, non ha capito. Perso vita, però. Una Molotov con questi. Essere nero anche, oltre che io. Non ha perso vita, forse anche. Magari sto dicendo una cazzata. Questo filino l'ha persa. Essere nero. Sembra uscito. Ce n'era uno anche qua. Sembra uscito da un comigno. È Babbo Natale di feste questo. Solo che. Ma gli sei anche rovinato il cappello. Non gli hanno... Sì, sì, non gli hanno. Solo che sono stati un po' di caffoni, non gli hanno fatto trovare non il cammino pulito e quindi è diventato tutto zozzo, guarda, è il re dei voci questo. Sta riacquistando colore, dai. C'è una puligine addosso che... Ecco, guarda, là c'è un altro coltivo. Ehi, coglionazzo! No. Cioè, di là avevo trovato un'altra moto. Qui c'è una moto. Prendiamo la moto, poi già... Spacchiamo in fronte e poi velegniamo. Ma perché deve camminare così lento? Non lo so, perché lì è scemo. Cioè, che problema ha? Cioè, non è che non prende la mira se anche si muove un filo. E io comunque io riesco a sbagliare lo stesso lanciare le cose. Quindi non è... No, questo è uno di quegli scemi. Ma comunque va, prima sì. Morivano, adesso non muoiono più neanche col fuoco. Sti stronzi, va. Lo vedo un po' malamente. Penso di sì. Vabbè, perché... Setta. La mazza di Barney colpisce ancora.
mitragliatrice che però che io che però non ho. Beh, un colpo per la mitragliatrice. Ma sai che pure a Callisto Protocol ogni tanto ci sono delle cose che le apri. C'è un mattone. Che madonna che luce però. Cioè no. Cosa c'è? Quella di Alan Wake, il signore sì, che veramente sembra. Ci sono proiettili da uscire, meglio. Visto che. Beh, abbiamo capito che qui non serve a niente perché c'è nel senso. No, è si va da. No, è solo per prendere le munizioni. Qui c'è una c'è una moto. Ecco, in, salva, in casa certo. Salva in continuazione. No? Quando esci... Qui che invece magari avresti bisogno che ogni tanto gli venisse in mente di salvare, non salva mai. Salve. Salve, salve. Ci must be another way. Ci deve essere un altro modo per entrare. Oh, abbiamo la mappa. Abbiamo la mappa. Ah beh. Forse non disegnata è. Disegnata da un bambino? La mappa è disegnata da un cretino proprio questo. Noi dove siamo? Il bollo rosso? Noi non siamo da nessuna parte perché i bolli rossi indicano un posto. Ah, dici che forse quel bollo rosso che non c'ha scritto niente sì, indica noi. No, quello lì il bollo rosso. Allora. Ah, quello dici. Ah, no. Ci sono due bolli rossi che non c'ha scritto niente. Entrate dalle fogne, quello qui in alto. Sì. Vabbè. Questo è Shipping Co. Noi siamo al porto del mondo. Ma noi dobbiamo andare a Preg's Shop Shipping Company. Quello è quello su. Sewer system has a tunnel running right below Preg's Shipping. Andare al fognario. I bet I can use it to get inside. Adesso lo sappiamo. Ti capi? Sì, sì. Bisogna andare nelle fogne. Uno dei posti più visitati da qualsiasi giocatore. Cioè, cosa facciamo? Andiamo, ma andiamo a fare un bel giro nelle fogne. Sì, o quello i cimiteri. Ma questa è cosa per la vita, che però non posso prendere. A questo punto me ne ciuccio uno. O i cimiteri o le fogne. Sì, anche i posti... cimiteri, però le fogne secondo me sono proprio inarrivabili, cioè sono di un altro livello. E dopo, quando si arriva lì, si dice, dividiamoci. Quello è proprio un po'... Che saremo più sicuri. Tipica frase di Resident Evil, dividiamoci che saremo più sicuri. Ma più sicuri dice? Per cosa? Sicuri di morire. C'è la palla aperta. Vuoi vedere che questa era la porta di prima ed è chiusa da dentro e non l'abbiamo sbloccata? Magari non serve a niente sbloccarla, ma la sblocchiamo. Come corre? Sta andando in cantiere qua, sua. Mazza da 5 kg. No, ma in realtà non possiamo farlo. Ci deve essere una drone. Sì. Questa porta è chiusa. Questa è quella che hai guardato adesso. Qui? C'è una porta sul retro. Ah, no, un'altra ammazza da 5 kg. Scendo di qua. Si no. Sale. Ah, al sì, tetto, sì. Si cala dal tetto. Tipo Babbo Natale. Vedi? E così si sbuncia tutto un altro. Vabbè. C'è un buco proprio. È pieno di merda. Ok, andiamo con la macchia che c'è qui fuori. Oh, c'è pieno di blatte. Sì, è un posto veramente sporco. Cioè. C'è qualcosa qui dentro che ci interessa? Sì, le chiavi. No, perché dicevo. Non so per la cosa. La chiave del portuale. Ma sappiamo che abbiamo una chiave ed è tutto questo è magnifico. O magnifico. Ok. Cazzo, no. Salve. Stai visto in giro mica se c'era. Problema che questa non si vede niente. Ah, porca merda. Aia. Aia. Problema che questi sono. Ma corri! La vita me l'ero appena tirata su, sto cretino. Mi ricordo che c'era un coso da tirargli qua. Ah, ecco. Non contento mi ha salvato. Nel momento meno opportuno. E basta, rompi coglioni. Mi sa che adesso sono. Ma ti pensi che sia morto? No, appunto dico, mi sa che adesso sono. La reti legnate. Scusa, la chiave serve per questa porta? Non dovrebbe, però. Ma no, perché questa porta si può penetra si proprio. Pensavo, siccome mi ricordavo che c'è una porta aperta. Ma ecco, una cosa che mi piacerebbe che il gioco non fa sarebbe capire quanto quanto utilizzo ancora con la mazza prima che si rompe. Rock on upside. Cioè, adesso fai video con Cristina D'Avena, però. Sì, insomma, voglio dire.
Rococò. Magari Cristina D'Avena, data la sua età, ci provo anche con Rocco, anche se ormai pure Rocco, insomma. Barocco. Cioè, sono 44 anni, io Rocco ce ne avrà... Chi Casalino? No, ne avrà... Quello è lui, quello gli si è fatto dentro. Però sogno di andare con Rocco. Sì, sì, ne avrà almeno 10-15 più di me. Vediamo. Cioè, una sessantina d'anni. Ragazzi, volete fare le scommesse? Quanti allora, anni ha Rocco? Cristina D'Avena ha 59, così infatti. Deve andare 60. Poi fa delle foto dove 60 figa, a luglio. Però almeno ha avuto la decenza di dire sì, ma uso dei filtri. Perché c'era gente che si illudeva e diceva, cazzo, che figa che è, sì, certo. Abbiamo trovato una lagnappe. Hanno la stessa età. Quindi devono fare 60 quest'anno, tutti e due. Sai che mi sono perso, uno a luglio e uno a... Perché ho trovato una lagnappe, ma non ce ne frega. Cazzo, c'è una certa età, cioè, certa età, vabbè, no, nel senso, anche il pelato di Brazzers, cioè, nel senso. Quanti ne ha? 45. Però, vabbè, la mia età, praticamente, un anno più di me. Mica. No way, I'm get this sotto nei consigliati, consigliati delle altre persone. Se riesco a attivare la gru, dove... No, dove posso... abbiamo preso la chiave del porcone qua, e questa si apre, questa è molto buona, questa non è una porta, questa è una... c'è una cazzo, cosa c'è qui dentro, una mitraglietta. Devo attivare la gru, quindi... No, proiettili per la pistola. Pornoiettili per la pornostola. Questa è la gru? Sì, ma adesso volevo vedere, stavo guardando in giro per la pistola. No, era perché stavo guardando e non ho visto dove andavi, quindi mi sono trovato per questo. È cambiato tutto. Ecco, immagino la chiave del portuale serve per la gru, è una di quelle chiavi fatate che va dentro la scuola. Infatti è lì da parte quella roba. No, hold on. Vabbè, eccoli, arrivano. Oh cazzo, dove c'è una roba da prendere? Quanti cazzo sono? Oh, ce ne sono tantissimi. Fucilata. Perché non riesce a svincolarli. Ah! Ma perché? Ma cosa fai, Carmi? Ripigliati! Adesso si cucciacchia il culo. Ma che cazzo c'è? Buono. Ma quanti cazzo sei? Ciao! Adesso muoio. Barnaby. Ma non so dove devo andare, tra l'altro. Neanche io, non ho capito. Perché abbiamo... Nota che quando carica l'idiota non corre. Quanti Cristo santo sono? Morti adesso. Beh, è assurdo il fatto che quando lui... Che cazzo, non so più dove andare. Oh Cristo. Questo è andato? Sì. Ma Kirby, Cribio, muoviti un po'. Miss. Bene, metta che sputi, io ti picchio. Cazzo, è morto. Anche che ha fatto le donne. Ma cosa fa? Butta fuori dei vermi giganti. Che cazzo? Sì. Che schifo, guarda. È proprio uno schifoso. Sì, sono vivo, ma ragazzi, cioè. Beh, non ci aspettavamo tutto questo arrivo di nemici. Non erano tanti, erano più che tanti, erano tantissimi. Però mi ricordo che c'era in giro un'altra mazza. Una mazzetta. Sì. Forse dall'altra parte. Una mazzetta da 5 kg. È vero, l'avevamo vista. Così, beh, qua. Ti portavi Schuster. Lo chiama Martello. Vabbè. Adesso dobbiamo capire adesso, cosa abbiamo. Ah, devo scendere. Perché hai aperto la strada, sì. Hai spostato. Questi sono morti così comunque, bestiale. Sì, più o meno. Cioè, ne ho bruciato uno, ma sono morti tutti. Perché sono passati tutti nelle fiamme. Peccato solo che. Che schifo, la vita è un disastro. Comunque ho visto che i Kings hanno rischiato grosso però di non vincere, perché erano 4 pari, hanno fatto supplementare, hanno segnato dopo 6 secondi di supplementare. Se non ho capito male, il gol più veloce di quest'anno dei supplementari. Se non ho capito male, perché ho visto c'era sul video su YouTube e mi è capitato per caso. C'è sempre Tablet che ci segue. Beh, Tablet è sempre un nostro affezionato spettatore. Io comunque non capisco come faccio ad andare in tilt così tanto il frame rate.
che ho pure messo il DLSS e l'ho piantato a 90 frame. Adesso ragazzi, io non so se dallo streaming si vede, perché comunque lo streaming l'abbiamo tirato a 60 e vabbè. Però ecco, per esempio, quella roba lì, tanto qui non ci arriva nessuno a vedere, potremmo maledire chiunque, dire le peggio cose, perché tanto... Però noi sullo streaming abbiamo messo i 60 frame. E purtroppo, quando faccio i video, mi tocca metterli a scalarlo a 30, perché se no sforo con la dimensione delle robe dei video di Rambo. Non so se hanno cambiato. Se hanno cambiato qualcosa, non lo so. Posso anche tenere i 60, vengono più pesanti, ci metto 5 minuti più a parlo, ma non me ne frega niente. Però se non hanno cambiato niente... lui fa sempre... ma sto fucile, ma possibile? È già una doppietta, ci sta solo due colpi, cioè non si può farci niente. Secondo te quel coso lì è un nemico? È sospettoso. Però dietro non c'è un cazzo, io lo lascio dentro. Però si muove, guarda, secondo me è proprio un nemico. Ok, si è addormentato. Cosa abbiamo trovato? Il tubo. Ah, il tubo sopra. No, teniamoci la mazza. C'è il martello, insomma. Sì, sembra proprio un nemico. È passato davanti qualcuno, o era una mia impressione? Sono quei cosi lì, ecco. Elicotteri, cosa sono? Sono elicotteri piccoli, miniatura, droni. Già nel 1800, no, 1900. Cosa fa? C'è uno che gli corre, gli tira il pisello e gli fa... Perché non vuole dargli la vinta e urlare. Mentre quando gli tira il pisello e fa... E comunque, ecco, c'è questo problema. Cioè, se dovessi scoprire, dovrei provare a vedere, ma è difficile capire. Non so, magari prova anche te per curiosità, Simone, se c'è un modo di... Oh, cazzo! Secondo me se ne è accorto dopo. È un idiota, è un fesso, è scuzzato forse, quindi non ero scuzzato, ero in piedi, ma eri più basso di così. No, ero in piedi esattamente così, era lui che andava avanti così, ma io non ho schiacciato scuzzare, si schiaccia la Y, non mi ero proprio neanche scuzzato, neanche per sbaglio. È un palese caso di stupidità. No, no, guarda, è proprio solo scemo, ma non tanto quanto lui. Però quanto sei deficiente, Carmi. Cazzo, aia! Non bene. Direi molto male, anzi. Non bene, ma non benissimo. No, no, proprio male male. Ce n'era un altro? Ma c'era solo lui? No, c'era solo lui, almeno, prima. Certo, quella luce che si muove non dà proprio l'impressione che non ci sia altro, ma insomma. Quello non era il posto dove vediamo quello chinetto. No, 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 quello era da un'altra parte. Magari adesso, anche perché mi dava le spalle. Potevamo andare a ucciderlo quello inclinato. Cioè inginocchiato. Che poi non era neanche inginocchiato, erano quelli di piccolini. Io quasi mi curo. Tanto la vita non la tiri mai su. Cioè nel senso non è che salta la scena e gli viene sulla vita. No. Quindi... Paura. Ma guardi, l'ho fatto anche castrare, sì signora, ma io perché mi mordo, non con i miei cuori. Ma non c'aveva mica anche la luce. Ah, ecco. Ah beh, sicuro. Guarda, eccolo là. Ma sì, effettivamente sembrerebbe un altro besascio di cui vabbè saliamo. Lasciamo lì a ragionare sui perché della vita, non c'è frega niente. Questa scala così fa molto salentino. Di primo però. Oppure. Siamo all'interno della... Ah, comunque ho fatto un checkpoint. La Fisting Company. Ma il problema è che ci sono già delle armi di quelli da lanciare, quindi... All right. Made it inside the warehouse. The office must be upstairs. Fate un drink, però. No. Ah, sì, è un drink. Si fa fatica... per due, tra l'altro. Si fa fatica a distinguerli. Si fa fatica a distinguerli, perché alcune volte pensi che sei un omolotto, invece sono... Meno male che me l'hai detto, io ci sono andato vicino, perché sennò magari lo ignoravo proprio. Per esempio questo è da lanciare, quello là è da lanciare, questo è da lanciare, no, questo è da prendere. Come sono messo? Sì, lo prendiamo e lo tiriamo su. C'è stata una lagnata. Per esempio mi sono leggermente spostato in giù col braccio e mi è venuto male, perché io sono tutto scombinato sulla spalla sera. Per in questo momento per esempio sento un filo tirare qui così e poi ho la spalla sinistra che mi
mi dà fastidio. C'è un sacco di roba da lanciare, chissà cosa cazzo può venire fuori. Sì, infatti. Oh, il caso 2 non succede niente. Oppure si scatena l'inferno. Forse di sopra, allora, non si può neanche. Porta, pensavo volevo aprirmi la porta perché di lì mi sembra che si esce. La trombetta. Angelo trombettiere. Che è una gnappa, immagino. Ma no, tromba spezzata, ma sembra intera. Però. Che non tromba. Ah, Carmine non piace trombare. Tra le altre cose, adesso io so di dirti qualcosa che ti sconvolgerà la giornata. Tromba tutte. Esatto, e ti farà veramente non dormirai stanotte. Questo è probabilmente l'ultimo video prima del tour. Quando lo metteremo online. Porco Giuda. Penso, adesso non sono proprio sicuro al 100%, ma dovrebbe già andare i primi di giugno. E per quando esce il gioco del tour, Madonna, penso che più o meno. Ma c'è di tutto da lanciare, però. Cos'è sta cosa? L'attizzatoio è quello che ti arrapa. Come lo usa? Ha sempre la stessa maniera, però. Cioè, dalla tipa e dici, mattizzatoio un sacco. Cioè, quindi in pratica siamo saliti. E poi la viola niente. Ah, l'ufficio è là. Adesso appena andiamo all'ufficio succederà. Sicuramente a uscire ci sarà pieno di nemici. Se ti giochi sono tutti prevedibili. Come ieri. Vado giù nelle celle lì a Ballista Scalato. Sì, ma perché mi ha fatto vedere io sotto. Allora c'erano giù tutti quelli incazzati. Già erano sopra, no? Appena ho aperto la porta ho detto, sì, qui finisce male. Il fatto è che ho aperto la porta, no? Però poi ho ristaccato il coso e sono entrato. Quindi lui ha fatto la musica, dovevano arrivare, ma loro non sono arrivati lì per lì, no? E il gioco è sclerato e praticamente in una stanza grande come questa, più o meno, me ne ha fatti saltare fuori tutti. È stata una scazzottata galattica, ma ne sono uscito anche bene, perché in pratica non mi sono fatto quasi niente. La musica la Bud Spencer e Tennessee. Mezzotto manca il birimbo, birambo. No, la mitraglietta di Al Capone. Lui è andato in un manicomio e se ne esce con un arsenale. Adesso, se tanto mi dà tanto, ci sarà un sacco di nemici. Non roba, come se incredibile. Ci saranno un sacco di nemici perché chiaramente qui ti ha fatto avere l'arma e te la deve far usare la prima volta. È sempre così. But blood was shed. Several men were carried into the Mississippi River and drowned by ones who live in the deep. All items have now been signed and delivered. Now best keep the papers safe. What is left? Later is right, and hell is back again. Oh, luna sinistra, terra destra, sole. Ponente cos'è? È giù. O su, non lo so. Comunque, luna, terra e il sole da qualche parte. Ricordateli così, perché tanto abbiamo capito. Ah, ok. Una terra e sole da cazzo. Ma c'è un problema. Sono dei numeri questi però. Questi però sono. Ma associano al sole alla. Come si fa? Abbiamo trovato qualcosa? No, non mi sembra. D'altro che dicevo. Oh. Che può darci un indizio, no? Ti la molotov in fronte. Come faccio a capirlo? Ma cosa ci dice? È una mappa. No, no, non ci interessa perché. A meno che della mappa non siamo noto. Ci servono dei numeri e noi non abbiamo dei numeri. Come facciamo a. A meno che non siano sempre i soliti numeri del cazzo lì che. Cioè dal suo tabellino lì ma quelli servono per trasferirsi allora non lo so, questo è un problema. Il diario di Nancy Pelosi non ci dice un cazzo. No, ma anche perché ci servono dei numeri, cioè una combinazione. Non li abbiamo perché non. Dove cazzo è? Cioè ci vorrebbe tipo 12 a sinistra, 10 a destra, roba così. Sì, no, quello ho capito. Ma noi non abbiamo niente di tutto questo. Ma ruota, ma infatti lui dice digita, ma cioè. Oh signore, così è un numero solo, non è neanche un
Poi non, dai, non c'è non, non conferma, neanche la conferma. Insomma, no. A meno che tipo non faccia il tipo sole. Sinistra 2 così, e quando li hai fatti tutti pam, prac, parte. Solo che io non l'ho capito. Il sole è deficiente, il marpione arrapente. Ma comunque da parte è scritto diverso. Perché cosa è sinistra? Sì, infatti. Dopo destra e il è l'inferno è dietro ancora. Cosa cazzo non è vuol dire? Il sole tramonta ponente, no, e il coglione sta a occidente. Anche se comunque il concetto è lo stesso, perché occidente è a sinistra, l'oriente è a destra. Sì, no, lo so, ma... E quell'altro vuol dire giù. A meno che non sia a sinistra, a destra e giù. Così. Cazzo. Ma però è difficile, a parte che è difficile. Non è che... Come faccio a... Cioè, ma non ho neanche un... Dovrebbe partire lui quando è giusto, a questo punto, perché... Questo è complicato. A meno che non intenda l'orario. Ah. Quindi... 12, la luna 3, non è 12, 6. Dovrebbe essere al massimo le 9. E a 10 a sinistra. Poi cos'è che c'è? Cazzo, è l'ultima. La terra, però la terra, cazzo vuol dire? Segue il sole tramonta ponente. Tramonto potrebbe anche essere alle 6, però. A sinistra, poi diventa a destra e poi a meno che però non sia la luna, quindi tipo alle 3, poi sì, ma senza numeri precisi uno girando a sinistra e arrivi a 3, poi la terra insegue l'oriente e quindi devi girare a destra, però a quel punto che numero è il 6 e il sole no neanche sì, boh, il sole tramonta alle 9. Perché lì nella roba non ci sono numeri scritti nella testo, quindi non si sa. Tutta la mente. Non ti dice di qua, non penso che questa volta sia tradotto giusto, perché mi sembra di leggere. Cioè, per dire che non sia una cosa da fare così. Poi c'era la terra, metti la fai a 6. Però poi come faccio a capire se devo girare a destra o a sinistra con la... Che cazzo. No, anche perché fosse da inserire qualcosa, cioè nel senso che ti desse una conferma di quello che stai facendo. Così ti lascia completamente a cazzo. No, si vuole tirare via, perché so quella mi caga sul televisore. Non lo capisco. È assolutamente incomprensibile. E immagino che quel coso qui si riferisca. Cioè, cioè da usare, sì, secondo me è da usare subito, è per sicuramente la cassaforte. Però il problema è che non capisco come farà ad aprirla, e secondo me nel momento in cui apri la cassaforte poi arrivano i mostri. Sì, viene fuori puttana. Che casualità. Sicuro, il problema è che non arriveremo ad aprire. Il problema è che non arriveremo ad aprire la cassaforte perché non capisco che cosa cazzo. Questo è veramente è incomprensibile proprio. No, perché non scappare dai nemici quando ti mette male.
Il problema è che almeno mi desse un tasto per decidere, perché infatti, fai dei tentativi. Ma... così invece continui a muoverti, ma non capisci nemmeno. Dio mio, ragazzi, sono le 7:15, tiriamo le 8 e abbiamo 3/4 d'ora davanti che rimarremo fermi qui, perché io questo proprio, questo sinceramente lo trovo proprio completamente incomprensibile. Almeno facesse dei tac, qualcosa così. Infatti, che ti dà, fa niente, capire qualcosa. Ma la chiave di sto cazzo là ce l'abbiamo ancora. Quale? La chiave di Heriberto, lì, come cazzo si chiama? No, mi sa di no. Poi ci dice qualcosa. Cerca l'indirizzo dello spettacolo L'Uomo Nero nella compagnia di navigazione. Sì, sto cazzo anche però. Ma come cazzo funziona? Ma cosa è sinistra dopo la destra? Cazzo vuol dire? Sì. La roba scritta in inglese. Sì, sì. Ma il significato della tutta la roba scritta è lo stesso che c'è in traduzione. Il resto sì. Poi sotto quelli letteralmente è, insomma, cosa, quello che è a sinistra, poi a destra, e l'inferno è back again, è in basso, insomma, è indietro. Da noi l'hanno tradotto così, che non c'è un cazzo. Cioè, ma quindi sarebbe da invertire? Il destro col sinistro, sinistro col destro? Insomma, perché lui dice quello che è a sinistra, dopo è a destra. Quindi è l'ordine. Quindi parte da sì. Parte così e fa il giro. Sinceramente non sono sicuro di più di nulla. Così non può essere sicuramente. Sto provando, ma sono sicuro che non andrà bene. Scrive in chat come si cazzo si risolve questo. Ok. Fuori. No, perché non ti dà segni che dici stai facendo qualcosa. Cioè, se c'è solo muovi e poi se esci torna da capo. Boh, Dio mio. È questo per me è incomprensibile. No, cioè, non ha senso e non ha proprio. A che ora tramonta il sole? Boh, dipenderà anche dalle stagioni. Cioè. Visualizza ti fa vedere solo il foglio di carta, giusto? Quindi non ti dice niente. Sì, perché fa così. Cioè.
Tra l'altro non aiuta per niente il fatto che ci siano dei nomi e di là invece c'è scritto altra roba. Infatti. Se me ne fai una bella cosa, aprimi tra quel finestrino alla grande, perché se non mi accendo un caldo buio. No, allora aprilo tutto. Andiamo a cercare anche una soluzione, perché come impressione qui no. Cioè, immagino che quelli saranno tipo, se sei visto che fanno la roba, sono tipo come se fossero gli orari. Quei numeri lì. Sì, però, cioè, non fa mai un sì, il problema è quello, che non ti dà un segnale che si ferma e che... Questo è proprio... Questo è incomprensibile. La traduzione è totalmente fuorviante. È fatta anche male la roba, perché non avendo un tasto per la conferma non sai neanche se è giusto. Questo sembra un 6. Potrebbe essere, non ne sono certo. Là nell'angolo M3, forse sì. M4. Siamo a posto, già ce abbiamo 4 numeri. No, ne abbiamo 3. 3 minuti. Cos'è? 6, 3, 4. Ah, qua c'è un 5. Però forse secondo quello che ci dice lui uno è da scartare. Perché? E le robe sono tre, quelle dice. Ah, prima, beh, okay, è sì, coincidente, ma questo è esponente, non... questo è esponente. Ora, tipo occidente su qua. Fate come cazzo faccio sapere occidente dove sta sul cartinato. Beh, ma per scontato che intenda il sinistro e sinistra. Allora, 5. Io non lo vedo comunque. Ah, è qua, 5. 5, poi quello che diventa, va dall'altra parte, quindi l'opposto, diventa 3. E poi diventa 6. Basso, 6. Se funziona così è proprio una pura casualità comunque. Allora. 5 era il primo, mi sembra. Poi cos'è? 3? Però rigirando tutto. Ma questo era 5, hai fatto... Ah no, è giusto, giusto. 5. E poi diventa 6, che però... gli dice back again, quindi tornando in... però non è così, non è così. Non mi sembra che dalla cartina si possa trarre dell'altro. Mi sta irritando, ti dirò. No, anzi, non te lo dico adesso, te lo dirò poi. Ma sinceramente mi fa sempre più nervoso. Questi sono le colori con nord, ovest, est. Beh, qui però, ragazzi. Visto che c'è cosa che sì. Però io qui non vedo numeri. Ma no, vabbè. Nord, sud, ovest, est. Max pezzato. Quindi i numeri non c'è. Ma la cartina è la stessa lì. Quella lì? No. Se quello in mezzo è un fiume, non direi. Quello è il Mississippi, questo è sì. Di qua perché c'è scritto. Sì, magari è sempre il Mississippi, però sono due pezzi di cartina diversi. No, perché magari dalla cartina capisci che
E c'ha il disegno, ma il nord sud ovest est era sicuramente messo come al solito, quindi non. Ma hai visto fare la cartina scrivendo il nord sotto per dire, No, lo so, sì, non è che. la mettono sempre in una direzione che a quel punto poi dopo va bene. Quindi leggo i numeri, me lo sono giocato. E non è andata bene. Non c'è niente poi. Cioè, non c'è niente che dia un aiuto, non c'è niente che ti faccia capire quello No, che devi perché di solito fare. magari ti veniva fuori scritto da qualche parte Sì. che dava la. E per fortuna che l'avevamo messo sugli aiuti abilitati lì nel caso, però Sì, sto. credo Dove di sì. cazzo Penso, hai sti qua? L'unica volta che servivano cazzo non c'è. sono opzioni. L'unica volta Stile che. di gioco, eh. Può essere aiuti giocatore moderno. Moderno. Quantità di aiuto. Cioè, se faccio vecchia scuola, non cambia niente perché. Ah, ecco, sì, no, no, ok, sono quelli Utilizza la appunto. competitività. Ma non è che. Che aiuti, ragazzi. Secondo lui ci sta aiutando. Pensa se non ci aiutava, che cazzo succedeva? Non cambiava niente perché sì, ci ha evidenziato delle Che parole, sì, ma là che dovevo scrivere, dovevo ci ha buttare evidenziato delle parole e l'abbiamo capito tutti che potrebbe essere quella la combinazione, però non abbiamo capito come la vuole, che vuole farla, vuole che sia fatta. fuori. Io non c'ho scritto un cazzo, sostituto. No, mi sta facendo venire sonno. Siamo fottuti. Che No, qualcuno cazzo. viene un'idea geniale. No, ma io. Cioè, l'idea geniale qui è smettere di giocarci e giocare ad altro. Vabbè. No, no, beh, lo finiremo. A quel punto prenderemo una guida. Per me, se già non mi faceva impazzire, adesso siamo proprio a livello di gioco di merda. Perché onestamente non. Cioè, cioè, va bene l'enigma, però almeno dammi una soluzione. Cioè, nel senso, fammela vedere. Dammi la possibilità di capirla, perché quella roba lì la capiscono solo loro. Poi il colpo di classe di farmela scritta in un modo da una parte, scritta nell'altro da quell'altra, è proprio da scienziati, cioè proprio top. Sì, piccolo che si fa le traduzioni, che cazzo, io. Anziché scrivere lagnappe, che nessuno sa cosa cazzo è una lagnappe, potevano anche degnarsi di spiegarmi meglio la roba, per esempio, per dire, no? Ecco, giusto dato per dire una delle cose. Perché poi io quando sono queste cose mi incattivisco col gioco di per sé, dico che fa cagare tutto, questo è sicuramente vero, però insomma, ritmo sottoterra, mostri bruttarelli e ci mancano pure gli enigmi del cazzo, cioè Radio Station. Non ci frega un cazzo. Sì, ma cioè, sto guardando così, ma No, non no, beh. penso che possa Dove siamo esserci arrivati? qui possa esserci una spiegazione. Altro, guarda, c'è il coso della vita. E questo è cosa della vita pure lui, sì. Deve essere Quindi un qui, sì, qui puttanaio. deve essere proprio. Che non Ma non lo vedremo. vedremo mai perché tanto comunque siamo bloccati. Niente, cioè non c'è niente. Vorrei Era. capire in quanti sono andati avanti senza guardare Non niente. lo so. C'è gente che diceva, no, ma anche dei begli enigmi. Interessanti, E si tutti fanno quegli volentieri. youtuber che l'hanno fatto Con vedere. la gente in chat che gli diceva come si Sì, faceva e andare che erano avanti. andati a vedere a loro modo, Probabilmente alla sì, perché come normale. se arriva qui uno ci dice, oh ragazzi si fa così, lui non ti dirà, no, l'ho già, se il più sgamato ti dice, no, perché l'ho fatto anch'io, ecco, e quindi ti dice già come fai ad Quello andare onesto avanti. dice, sono andato a Come si vederlo dice, perché non ragazzi, avevo andati capito a guardare un'altra neanche io. parte, che poi più delle volte succede quello quando sono in tanti in chat, che ti dicono, no, se andati da un'altra parte, sono andati avanti così. Che gusto. Cioè, è sempre il solito No, no, lo so, discorso. ma nel senso, perché L'enigma sennò può la gente anche. dice, ma sono due coglioni loro e non Sì, capiscono. l'enigma può anche essere carino, ci puoi anche mettere 10 minuti a capirlo, poi però devi capire. Se fai una Sì, io roba che capisce capisco. solo un malato mentale che è posto dentro nel manicomio del gioco, non ha senso, cioè è inutile che lo fai. Cioè è solo una roba buona per irritare le persone. Poi al giorno d'oggi uno può anche sbattersene il cazzo e dire vado a prendere la guida, vaffanculo. Ma una volta ti beccavi quelle robe qui, stavi fermo degli anni e non li capivi. Io ad esempio i punta e clicca non ne vado matto, perché hanno sempre delle soluzioni assurde che non hanno un minimo di logica. Poi dopo sì, nella logica astratta di quello che uno che deve fare certe cose, dice ok, funziona così. Però cioè, non hanno senso. Che cazzo dovevo fare? Questo proprio il senso non ce l'ha. Ma anche perché dico, bastava mettermi almeno un tasto per dare la conferma della roba e in quella maniera lì capivo se facevo giusto o sbagliato. Invece non funziona niente. Come faccio a immaginarmelo? Cioè, come faccio a capire cosa devo fare? Non senti un clac, non senti No, non c'è niente. un cazzo, cioè.
Neanche vibra, cioè che dici, magari vibra. Niente, zero. Oltretutto anche il simbolo in mezzo è sempre uguale. Sì, non è che dici. Perché se fosse stato un simbolo diverso, magari ruota, cioè, io lo ruotavo e tac 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 e partiva. Ma è sempre identico. Comunque lo metti è sempre uguale, è sempre la stessa forma. Non so proprio come cazzo. Non lo capisco, non capisco cosa bisogna fare. Per un attimo speravo nei numeri sulla cartina. Sì, che... anch'io ho detto, boh, magari. Magari, che senso? Visto che nomina il fiume, lì c'è la bella pezzo del fiume, magari. Cioè. Ma il problema è che... La... No, questo è il porto. Questo è il porto, non ci dice. Che non ci frega, perché... Ma quei bollini rossi non c'è scritto dentro niente. Ma no. Il bollino quello là, tutto a sinistra, niente. Quello sotto è... E dove sono adesso? Company. Quello sopra è l'entrata delle fogne da dove siamo andati prima e quello di qua non c'è scritto un cazzo, anche se c'è scritto Doppia nella zona, quindi nella zona dell'attracco. Aspetta, e da parte la segno dove c'è su nord, su ovest, est, che cazzo c'è scritto? Come sono messi? Allora, il sud è in alto, nord è in basso, est e ovest. Quindi è il contrario rispetto a come l'abbiamo usato noi. Cioè, quindi sarebbe così, così, ma non cambia niente. Ma perché ho detto che giocavo questo? Mi fa venire mal di testa e basta sta cosa. Tutta... Allora, la parte sopra non serve. I documenti sono dentro nella cassaforte. Sì, la cassaforte si apre con sta roba. No, quello cioè, capito, purtroppo abbiamo capito che non ci sono altre soluzioni. Ma cioè... nel senso, la parte prima non ci frega un cazzo. Cioè, la parte in cui ti dice che i cosi diversi uomini sono morti e tali cazzi. Quello proprio non ce ne frega una sega. Perché l'unica cosa che in teoria dovrebbe interessarci sono le ultime tre righe. Magari quello che ha tradotto ha detto gli ha dato un bel aiuto a tradurlo così, che perché così ha più significato. Cosa che però io non comprendo. Non amore occidente. La terra, sto cazzo. Ma anche perché occidente è sinistra, oriente è destra. Ponente se è sotto, però per noi diventa sopra perché abbiamo visto la mappa che in teoria sulla mappa c'è scritto sud e in però cielo. Non ti dice nemmeno in che senso li devi ruotare, quindi può anche essere semplicemente quello che ti fa sbagliare. Come faccio a capire? Magari vuole sempre che giro sempre nello stesso senso. Nello stesso senso. Eh sì, ma se non me lo dice però come cazzo faccio? Che però è impossibile, come faccio? Continuamente. Anche perché un conto se avesse un tasto di conferma che lo blocchi. Ma così continua a girare come un coglione. Cioè, in pratica dovrei sempre girare a destra. Sono. Cioè. Sì, ma. Non ha senso, cioè. Così non va. Perché non... senso non senti dei tac, no, infatti non hai idea, cioè, di quello che stai facendo, se è giusto, se è sbagliato, cioè. Strano, non c'è niente. Che dici? Scritto da qualche parte, piccolo, stronzo.
forzate varie. Cioè. Non dà la sensazione che ci manchi qualcosa tra le altre cose. Perché... No, perché non. Ma perché arrivi a sto posto e non è tutto guidato, quindi non puoi girare in giro e perderti qualcosa. B, il foglio è intero perché ci fosse stracciato, ragazzi, ne so, ti manca una roba, quindi devi arrivarci tu di testa. Ma qui Ma perché poi non è. Cioè, non si capisce cosa sia la luna, la terra, il sole. Cioè, cosa cazzo vuol dire? Non lo so, io non lo capisco, per me è proprio incomprensibile. No, perché non c'è un cazzo che ti aiuta. Non posso neanche. Niente puoi fare, non ci sono tasti, non c'è solo quella roba che gira. Sta sparando nei coglioni lui, cioè, sì, no? Non lo so, l'ho fatto a caso, ma non ho mica capito. Cioè, non ho proprio idea. Sono sincero, l'ho fatto a caso. Bravo. Cioè, credo che ci fosse la possibilità di un miliardo, perché proprio non ho. L'ho fatto senza soluzione di continuità. Ho mosso la roba a caso. Quando uno è bravo, bisogna dirlo. Bravo. In chat, ditegli bravo. Meno male che ha salvato. Here we go. The address where Jeremy first encountered the dark man. Ti giuro, una cosa del genere non mi è mai capitata. Mettetegli le mani in chat. Cioè, proprio li ho mossi così, senza neanche avere idea di quello che stavo facendo. Vabbè, questo guarda. È un numero di prestiti. Cioè, proprio, ma non sono neanche partito con una logica che dici, vabbè, l'ho fatto per. No, proprio zero. Li ho mossi così, proprio completamente a caso, ragazzi. Io non sono uno che gli piace prendersi meriti stato. Che non ha. Proprio non. Bravo. Come diceva l'orso di. Sono, per me, guarda. È a dir poco incredibile anche che sia, di esserci riuscito perché non. Perché non vedo ancora i nemici? Guarda. Okay, dopo. Tutta quella roba qui. Dopo aver perché visto quello strazio di. Ma poi adesso cosa abbiamo preso? Cioè, dove dovremmo. Abbiamo andare? La roba dell'uomo nero lì, che cazzo è? Dove si sono incontrati? Cerca l'indizio dello spettacolo dell'uomo nero alla compagnia di navigazione. A cura. Beh, non avevamo mica preso la roba lì. Sì, era quello abbiamo che abbiamo trovato preso, quella cosa qua. Distinta di carico. Già, sono sotto loro, devo cercare sotto nei bauli. Ah. Barra egizia, scenografia e oggetti di scena. Certo. Tutte le volte. Quindi è roba che devo cercare, a meno che non siano anche sopra, però. Come faccio? Cioè, si legge cosa c'è scritto, cosa c'è dentro? No. Perché questo è il logo della cosa. Import e export. No, saranno sotto. Sì. Non sapevo neanche che zoomasse con l'LB. Ah, ecco. Ha zoomato, ha fatto così. Vabbè. Quindi non devo zoomare in questo modo, devo zoomare con l'LB. David, cominciamo dalla cosa più semplice, il sarcofago. Tu hai visto un sarcofago? Dici che ci sarà proprio un sarcofago. Sento che è arrivato qualcuno. Non là davanti. Cristo santo. Cristo santissimo. Tornerai su. Pieno di Bernardi. E poi basta. Vuol dire già carbonella, ma non desiste. Una sega sti Bernardi. Aspetta. Sì,
Non so dire perché. È che abbiamo finito tutto. E sono, ma loro sono ancora maledettamente due. Vivi. Sono ancora. Però adesso abbiamo un vantaggio che li aspettiamo di sopra. Non vengono. Non arrivano. No. No, dai. Vabbè, ma te già in fronte a. Dai che ci sta. Ma ne erano due. Magari stavano morendo ed è morto. Credo che sia finito tutto, quindi. Perfetto, possiamo cercare con calma. Quindi è dove si è aperto che bisogna andare a guardare. A questo punto sì, perché qui è tutto a cazzo, cioè. Guarda che merda. Ma sono proprio brutti, cioè, ma perché li hanno fatti così? La mente di Jeremy. Allora, là c'è anche il coso della vita, volendo. Sì, che, sì, che alla fine non so, che... erano quattro comunque. Due sono morti alla scala, due sono morti strada facendo, quindi sono qua. Cioè, non è che erano tra mille. Ah, no, ma guarda, si esce che... lo stesso, siamo ancora... Ah, allora forse dobbiamo trovare prima. Allora sono qui per il porto. A cazzo, dici? Fantastico. Che è anche peggio, allora. Come lo trovi, il sarcofago? Cioè, se è un sarcofago... Beh... Se è un sarcofago normale, non mascherato... Comunque ah, bisogna andare di là. Ma non dobbiamo... Però scusa, a questo punto mi curo del tutto. Non ci sto più capendo un cazzo. In fondo alla strada. Ah, ok, allora, adesso okay. C'è perfetto. Ma allora guarda, mi curo completamente. Sì, bene, a questo punto. Perché tanto qua non ci torneremo più. Mai più, perché mi viene in volta stomaco solo l'idea di dove stanno. Sì, ci avevano riempito di roba, ma in realtà si subisce molto io di più. Quando ci arriverò punti. In singolo devo andare a vedere questo streaming e fare quello che faccio. Veramente, devi far così. Ma sai che proprio non lo so cosa ho fatto. E poi andrò a cercare. Non mi è mai... E poi andrò a cercare la soluzione per capire uno che se ha scritto che il ragionamento ah, ragazzi, sì, veramente. Allora, io, ragazzi, io gioco... Potrei dirvi 33 anni, ma in realtà no, perché gioco da molto di più. Cioè, la prima volta che ho giocato in vita mia... Io mi ricordo che abbiamo fatto le vacanze... D'azzardo. Abbiamo fatto le vacanze a... Affanculo. Tipo un Valtellina, non era Bormio, cioè che ero piccolo e quindi eravamo proprio che vicini, non eravamo andati lontano, perché io ero proprio piccolo, avevo avuto due anni e mezzo. E io mi ricordo, una delle pochissime cose che mi ricordo proprio da piccolo, no, era Mezzana, può essere. Guarda, Mezzala. E mi ricordo che eravamo in questo alberghetto, perché quell'anno lì in ferie sono stato un po' così, perché... E c'era sotto la sala giochi e io avevo tipo 2 anni e mezzo. Però mi ricordo, cioè mi ricordo proprio che andavo giù, mi facevo portare giù dal papà e andare giù a. Non so neanche se ho mai giocato. Sì, mi portava giù, non credo di aver mai giocato. Però io da quel momento lì, poi, alla minima occasione, comunque, tipo una volta alle giostrine devo aver giocato qualcosa ed erano dei succhi a soldi allucinanti. Quindi facevi tempo iniziale che già. E il papà era disgustato. Mi ricordo, dicevo, ma no, non buttiamo via i soldi a giocare quella roba. Ecco, infatti, quando si dice vederci lungo. Sì, è vero che quei nop sono sempre stati di che non mangia soldi. Sì, no, lo so, sto andando giusto qui per c'è un vedere. Nebbione, guarda che la nebbia è talmente tanta che diventa solida. Infatti a un certo punto non si può più andare. Però ecco, mi ricordo e io più o meno, per cui ragazzi, tenete conto adesso che proprio io la prima volta ho visto un videogioco ho avuto 2 anni e mezzo. E io da quando gioco signore, qui però si è aperto. Vediamo cosa c'è di là. C'è anche questi momenti di luminosità che va a spasso, ma non si capisce. Si va? No, non si va, ecco. Si va solo in quella si casa. Si va solo di là, quindi non ci si scappa. Della letta che era dritto. Io da quella volta lì ho giocato un po' di tutto, enigmi incomprensibili, cose... Cioè, ragazzi, per intenderci, voi forse tanti, ma tanto non vedrà nessuno, ma voglio dire, qualcuno magari ha la possibilità di ricordarsi, ad esempio il Code Veronica, se l'ha giocato, a un certo punto c'è un enigma dei quadri. Che è semplicissimo, non è niente di difficile. Tra l'altro, la Resident Evil, forse addirittura in 2 Resident Evil c'è un enigma fatto coi quadri. Però risulta difficilissimo. È risultato difficilissimo per me, perché io all'epoca Code Veronica l'ho preso, ma l'ho preso quando è uscito giapponese. Perché l'idea era tanto sono in inglese e i giochi giapponesi all'epoca avevano inglese e giapponese. Quindi io ho detto chi se ne frega, lo gioco, tanto c'è l'inglese. Il problema è che in quel punto lì Code Veronica è nella versione giapponese, ve lo potrei far vedere perché ce l'ho del Dreamcast, non c'è la descrizione, in quel gioco lì l'inglese c'è per il parlato, i dialoghi e tutto, i giapponesi sono gente strana, comunque facevano una roba così, ma poi... Però i documenti e le cose che si trovavano, buttando, che ne so, andate davanti a un quadro, veniva fuori la descrizione del quadro, erano in giapponese. Quindi per noi non era comprensibile, qualcuno che dei miei compari, ormai non ci sentiamo quasi più su WhatsApp, questa cosa se la ricorda, infatti quando glielo ho detto mi ha detto Matteo ma come hai fatto a farlo? Perché la descrizione di cosa c'era scritto nel quadro era in giapponese, bisognava metterli in fila sti benedetti quadri, no? Quindi lì mi sono dovuto prendere un block notes, ecco,
mettermi lì a fare tutte le combinazioni ed erano credo 6 quadri, mi ricordo quando andavo a scuola mi mettevo lì mentre compilare tutte le combinazioni, poi venivo a casa e le replicavo finché a un certo punto non l'ho beccata. Poi per esempio c'era quel famoso cancello di Blue Stinger, mai capito come si facesse andare avanti, anche quello andate avanti ma con la combinazione, no, quanto cazzo è alto sto coso? Con una combinazione tirata fuori alla stessa maniera, perché non si riusciva, andati avanti e indietro decine di volte e non si è mai riusciti a capire. Mi piacerebbe provare a rigiocarlo con l'emulatore, ma non andava particolarmente bene. Non dovevamo trovare gli indizi di posti di sto cazzo, che ne so, detto la bara, le cazzo e mezzo. C'è un video, questo è sempre Jeremy Clarkson, però io stavo dicendo di tutta sta storia, se c'è una cosa del genere non mi è mai capitata, di fare la roba a caso e di azzeccarla così non mi è mai successo, proprio una cosa incredibile. Magari la soluzione è farlo a caso. Non c'è una soluzione vera. Welcome, detective, to the greatest show this side of the Mississippi. Now the hotel, the Black Pharaoh, the ancient magician who lived a thousand lives and wore a thousand masks. I can see why you settled on calling him the Dark Man. Saves your breath. So you got scared by a stage magician, and now he's living inside your head. You can mock me, detective. Eh. You would be the crazy one to think his presence can be ignored. Look where we are. Stai tranquillo. In un teatrino da 4 soldi c'è 10 posti a sedere. Oltretutto al 70° piano. Immagino i biglietti costeranno milioni di dollari. You were about to tell me how to break the contract with the Dark Man. No, can't. Trying to lose on salute. The so many innocent would die. But there is a way to break out of the deal. Non è che finito di leggere, è saltato via subito. There is. You offered me a way out. Steps to take. What are they? You'll never find them. They're forever entombed in his sunken desert temple. Jeremy, I'm not your enemy. Tell me where to go. How do I find the temple? E lo posso pure capire. No, can't. Dopo l'enigma di prima. I have to make this sacrifice. Non è possibile che cade sempre come un sacco di patate. Sembra che pesa 12 tonnellate e si muove come Bagonghi. E io me lo ricordo che era un figaccione a New Nightmare. Che l'ho giocato. E quello l'ho finito. Ma anche in quelli dopo era un tipo atletico, un personaggio. Cazzo, qui sembra Bagonghi. Scappato Barnaby. Hey, no, Barnaby, scusa. Ma in pratica in tutta sta storia non c'è niente di vero. Cioè lui va e viene dalla mente di Jeremy. Sì. Oh no. È una cosa così perché io non sto toccando niente. Tir. Ma questo è quel disegno che c'ha anche sui suoi appunti. Ah, bene. Sì, me lo ricordo. Infatti non si può fare niente perché guarda, è una cosa che è per terra ma non si può fare un cazzo. Ciao, facciamo la sonata. Ah, il sarcofago è quello qui, vedi? È Carla. Oh, dovevamo guardarlo. Allora. Aspetta, ma scusa, ma possiamo uscire e correre lì dietro? No, saremo chiusi dietro, vedrai. Hai la chiave? No. Non fa neanche prima. Davo per scontato come scappiamo, cambiamo, torniamo nel mondo dei porno. Allora, cos'è? 2? Ma sono i simboli dei soliti simboli zodiacali di merda. Uno sono quello là che non mi ricordo che cos'erano. Forse. Senti, cerca di ricordarti quello in mezzo, io mi ricordo gli altri due. Quello in mezzo cos'è? Infatti quello è il problema. È una specie di cosa con una schifezza da parte. Allora, il più largo sono le che sembra l'euro messo uno da parte all'altro. I pesci. Sono i pesci quello. L'altra volta avevamo detto pesci. Non me lo ricordo, ma se te lo dici tu io mi fido. È questo? No, non è questo. Questo è il disegno. Vabbè, in effetti è già segnato anche qua, guarda. Lo vedi qui com'è. Però dov'è che è segnato? Dov'è che andavamo a vederla la roba dei segni zodiacali? È nella cosa della Pelosi. La Nancy Pelosi, sì, ok. Allora, quali sono i pisces? Sono quelli due. Allora, quindi due. L'euro, diciamo. Poi c'è il 2 che in realtà è un 5. 2, 5. E quell'altro quale sarebbe? Scusa. Secondo me è 2, 5, 8, però non sono sicuro. Quella specie di M, ma come cazzo?
Sì, penso, guarda, vediamo. No, non è così. È una roba diversa. Però il simbolo è quello, quindi, cioè nel senso il posto si, il coso è sicuramente quello lì, quindi ci arriviamo di sicuro, perché solo che non capisco che cos'è. Forse è Capricorno, forse. Può essere. Dici? No, ma è 12, 12 come fai a farlo? No, è troppo in là. Non ci arriviamo. Non, se non ci arriviamo, alla fine a 9 forse. 9, aspetta, allora facciamo. Allora, era 2. Sì, arriva a 0, quindi non può essere. Allora, era 2. No, era. Come faccio a. Era. Pesci è quello più largo. Quindi. Pesci è. Cazzo, era qua. Quindi è questo? No. No, questo qua è il primo, quello più largo. Pesci era 2, però. Forse. Io dicevo 2, 5, 8, ma non può essere giusto, perché... E invece allora, no, era proprio giusto. Dove andiamo, no? A mangiare una ciotola di sushi. Ma era giusto. Ma non mi sembrava uguale. Ma sta succedendo qualcosa? È fantastico. Ah, si apre proprio. Ah, è lo specchio quello di controllo che passi dentro. Adesso torna nella casa. Il del reame è Barnaby. Adesso compare la, che tra poco la vecchia. A mangiare Barnaby, Compare la bastarda, quella di PT. No, PT, puttanata totale. Esatto, puttanata totale. Per non dire così. All'epoca, quello era allucinante. Quello era impossibile. Io mi ricordo ancora quelli di. Cos'è che era? Joystick. Può essere, quelli che abbiamo visto con la che poi a Retti stanno diventando matti, non si capiva un cazzo. Disperati erano tutti, ragazzi. I chat che continuano a dirgli no, io fai, no, fai così. Ma fino sono davanti. Io addirittura avevo provato e mi ricordo di averne fatto un pezzetto e a un certo punto mi sono bloccato. Continuavano a ripetere le cose, cambiavano, non si capiva un cazzo. Che io dico, ma eppure quella roba lì è un capolavoro per la gente. Che peccato che non si vede che non ha potuto finirlo, far uscire il gioco. Io dico la verità, a me faceva venire il mal di testa. Se Overdose, perché credo che si chiami così, anche se io chiamo OD, che sembrerebbe una specie di roba così, che è quello che fa per la Microsoft, è fatto alla stessa maniera, se lo gioca Kojima, perché sinceramente i deliri di Kojima. Cioè io lo so che Kojima ha i suoi Kojima Boys che proprio lo venerano come se fosse... Io ragazzi non sono così, non venero nessuno, cioè per me, a me sta proprio sul cazzo come comportamento, per me sono tutti uguali, cioè non è che c'è uno che è Dio in terra, cioè le cazzate le dicono tutti e le cazzate le fanno tutti prima o poi, magari quelli più bravi ne fanno meno degli altri, ma non sono fenomeni da venerare. Spero che non ci sia un altro enigma anche qui, perché la zona sembra molto enigmatica e mi viene da spararmi solo a pensare. E non è difficile, ti butti sotto. Minchia, ma cosa c'è? Però è un po' alto. Chiama Lara Croft. È alto, sì, cazzo. E ci vai giù con lei. Da una tettata. Lei ti dà una tettata. Però la Lara Croft nuova versione non è così abbondante. Ma riprende quella vecchia. Io la trovo piuttosto carina, la nuova Lara Croft. Old version, old gender, diciamo. Però ma è un po' che forse più giovane, loro magari giovane. Poi la gonfieranno un attimo in quello dopo, perché dicono che quei tre lì sono dei reboot, cioè praticamente sono dei prequel rispetto alla versione. Adesso si fa una tirata corda. Del fumo, no, qui e diventa c'è la corda. Si cala come nei migliori Indiana Jones. Abbiamo un la valle del The Pharaoh is long dead, his name meticulously stricken from all ancient writing. But that stage meant for blood and terror remains. The temple is said to be lightless, built to harbor all the haunters of the dark found in the very depths of our universe. Calling on the gods meant creating a bridge between our world and theirs. The terrible Aldebaran of Taurus, the Black Sun, was seen as the most important star in the night sky. Because, according to the Kitab al-Azif, it was said to be the home of that crawling chaos known as Nyarlathotep. Through ancient mechanisms, it was said that the priests could open shafts channeling the light emitted by that strange stone called the Shining Trapezohedron. Several streams pooled together above the statue of that dark man,
would then be sent through space towards the Black Sun. A message to the gods. The gifts bestowed on the sender are completely undocumented, but often assumed to involve dark blood pacts, where souls are traded for malicious miracles. Ma è bello che il 90%, un'altra peculiarità del gioco è che il 90% dei documenti non servono letteralmente un cazzo. Cioè non ti dice niente di interessante. E io gli risponderò come aveva fatto Peter LaFleur. Certo. È davvero necessario che io beva la mia calda e tiepida urina? Sei pieno? No, diciamo, ma io lo faccio lo stesso perché sterile mi piace il sapore. Certo. Ragazzi, Dodgeball è un film bellissimo. Se non l'avete visto, guardatelo, perché per me arriva ai livelli di una pallottola spuntata, cioè sono quei film proprio demenziali ma veramente bellissimi. Secondo te quei cose lì mi vogliono uccidere? Ti guarda male. Danno quella sensazione. Ti guarda male, però se ne vanno. Se ne vanno. Hanno capito che girava male. Te, fatto Barnaby, vieni qua. Gli ho detto no, io ho paura. Ma io ho paura. Ok, adesso noi ci caliamo. Come facciamo a calarci? Cioè, a digli che vogliamo calarci. Ci verrà fuori da qualche parte che schiaccia, no? Barnaby, mi ha preso la corda, cosa ci facciamo? Quella, cioè puntiamo al cazzo la corda. La lega da qualche parte, su quel pilastrone. Ah, forse qua. Dove ci sono già delle corde. Sì. Allora, here we go. Beh, velocissimo però, hai visto? È lento a far tutto, ma su mettere le corde è un fenomeno. Ma è come un cocomero, però comunque. Per me, cocomero è certo, per me è bagunghi. Ma come viene giù? Sembra Harrison Ford. Sai quelle robe con i bimbi? Ma ti ha tirato giù la corda? Scusa, brutto coglione, ma... Ha tirato giù la corda? È lì per terra. No, è un altro enigma, Simone. La costellazione di sto cazzo. Guarda che è un altro enigma. Io t'ammazzo del Barnaby. Il vaso licantropo è una lagnappa. Vaso di sto cazzo, vaso di Pandora. Vabbè, ragazzi, qui, ci fermeremo qui perché non penso che... Questa è una lagnappa. Che non c'è niente, ecco, quanto li odio. Anche a Callisto, Callisto Protocol, per certi versi, aspetta, vediamo prima andare, facciamo un giro intorno prima di far cazzate. Callisto Protocol si arriva anche a un livello che va oltre quello dell'aprire e non trovare niente. Alcune volte apri e c'è dentro un mostriciattolo che ti fa anche male. E qualche volta ti va bene che se lo ammazzi, che sei veloce. Resident Evil, sì, 5. come i serpenti di Resident Evil 4. Anche 5. Se ti va bene, che sei fortunato, magari ti va di culo. Che se sei velocissimo a premere Y, lo ammazzi. E a quel punto lui lo schiaccia e magari ti lascia fuori la vita. Quindi magari vieni via con più vita di quella che avevi quando lo becchi. Però tante volte questo non succede. Un bel cazzo di niente, si è acceso, ma dobbiamo... Beh, devono puntare verso l'interno. Orca merda, questi però mi sembra che questi hanno, questi però sono agguerriti. Questi sono agguerriti, guarda che sono, non tutti... abbiamo niente da lanciare, sono dei pipistrelli di merda. No, tocca sparargli. Sono sfigatissimi, basta colpirli una volta. È che lui colpisce in una maniera in questo. Guarda, tra tutti i mostri sono quelli realizzati meglio. Guarda, i cervelli fanno schifo, però sono realizzati meglio degli altri. Allora, mi sembra chiaro che tutto deve puntare in mezzo. Ah, dobbiamo spostare questa cosa qua. Aspetta, però, la si è aperto. Sì, prima è Ho paura. Però adesso. Barnaby. C'è un cazzo. Vado bene. Aspetta, no, non hai neanche sparato. Cosa devo darti? A trovare le robe così. No? E c'è una roba da ci sono i mostri. Non che non l'avessimo capito, visto e considerato che. Che c'era della gente. Adesso vi vorrei raccontare che tira sulla colonna di peso, no? Certo che no, è Barnaby. Fosse stato Leon, faceva così, la tirava su con l'uccello. Resident Evil faceva di quelle cose incredibili. Allora, secondo me prima se ne apre uno, poi se ne apre un altro. Abbiamo trovato un'altra chiave. Va infilato da qualche parte quella roba, penso. Geroglifico di sto cazzo. Il geroglifico di sto cazzo. Sì. Guarda, va messa qui, l'abbiamo capito già tutti. Ok. E adesso. Attiviamo qua. Attiviamo qui. Non succede niente. Sì, però non va tanto bene. Bisogna girare. This one looks operational. Va bene così, basta così.
Madonna mia. A Barnaby è veramente diventato un campione. Dopo aver indovinato una combinazione puramente a caso. Adesso non lo ferma bene. Adesso ormai finisce il gioco schioccando le dita però. Proprio. Finisce il gioco facendo cose a caso. Finisce il gioco schioccando le dita. Adesso prende questo, prende a padellati il nemici. Il pendolino di Mosca. Col pendolino prende a padellati i nemici. Col pendolino di Mosca formato inizia gigante. Inizia a lanciarlo così facendolo roteare. Però non stiamo tornando dove, cioè sopra, no, dove pensavo che saremmo andati. Che era quello che volevo fare io. Stiamo andando in giro. No, stiamo tornando di sopra. Forse siamo tornati. È un'altra porta. No, non è. Non siamo tornati di sopra. No, no, è un altro posto. Oh Gesù Cristo. Ci sta capendo un cazzo. Neanche io. Ah no, siamo. Guarda questo. Ma sei sicuro? No, è un altro posto. È un altro posto ancora. Oh madonna. Vabbè, ha fatto checkpoint, ragazzi. Quindi inizio checkpoint. A sentire. Non c'è problema. Le robe che si chiudono di. Di là porta, di quelle robe. Ding, ding. Così le porte che ti schiacciano. Qui dove sta? A mangiare, ecco i soliti. È pronto. Vabbè, alaia Bernardo Silva. Richiama i nemici. Beh, a questo punto spegniamo qui. Che siamo tanto fatti male, ci siamo fatti male. Vabbè, ci faremo male anche la prossima volta perché arrivano. Non ci ricorderemo. Ma anche che ce ne ricordiamo. Sì, comunque credo che si spostino. Ah, ma bisogna metterli dentro tutti. Guarda lì sotto, cosa sta facendo? Sono quelli che sono morti quelli o no? Ma cosa stanno facendo? Mandano delle onde d'urto. Onde energetiche. Vabbè. Che cazzo? Lo vedremo la prossima volta, ragazzi. Cosa succede sto buco di merda? Grazie al cielo siamo andati avanti. Sinceramente, devo proprio dirvi la verità, non ci speravo neanche, ma neanche proprio lontanamente. Facciamo, salviamo manuale, anche se io. Vabbè. Sì. Uno sbadiglio via l'altro. Ci solo scriviamo. Continuo da... E poi un altro tocco di classe è che è rimasto con l'orario del vecchio prima che noi cambiassimo, che tirassimo avanti. Tutto questo è bellissimo, ci riempie immensamente di gioia. Noi nel frattempo siamo rimasti completamente al buio, ci siamo completamente dimenticati di accendere la luce. Non era così buio, guarda, secondo me alcuni frangenti si vede un po' meglio. Adesso usciamo così c'è più luce e forse possiamo salutare in maniera decente. Forse, salutiamo. Forse. Se abbiamo voglia. Sì, vabbè, dai, ragazzi, scusateci, siamo rimasti al buio, non ci siamo più ricordati. Io a un certo punto l'ho guardato e mi era venuto in mente dopo, però ci si vedeva ancora, mi è scappato da guardare l'orario. Mi è scappato il bisogno, non ci ho più pensato. Comunque abbiamo fatto, eravamo partiti che non dovevamo fare un cazzo, alla fine abbiamo fatto le nostre più o meno due ore. Anzi, questo credo sia uno dei streaming più lunghi di sempre, dove ragazzi è successa una cosa. Ecco, il problema sai cos'è? Questo dimostra la mia sfiga. Indovinare una roba in quella maniera lì, ci sarà una probabilità su un miliardo. Cioè sono quelle tipiche cose, tipo ho vinto il Super Enalotto. Ecco, questo qui eravamo su quel livello lì. Non poteva capitarmi in un'altra cosa. Perché tanto qui alla peggio guardavamo una guida. No, mi è capitato su sta roba che non serve un cazzo e quindi la mia possibilità di diventare miliardario, non milionario, miliardario si è bruciata risolvendo a cazzo un enigma di Alone in the Dark. Vaffanculo Barnaby. Non si chiama Barnaby. Allora, chiamalo col nome giusto. Edoardo chiamarlo. Di merda. Basta chiamarlo. Vabbè. Io lo chiamo sempre giusto. Sì, infatti. Allora. Detto questo, per stasera siamo a posto. Non ci avrà guardato nessuno fino a qui, anche se veramente stasera è un colpo eccezionale. Avete visto come può capitare che si possa vincere la Super Enalotto. Peccato che non abbiamo vinto la Super Enalotto. Detto questo, quindi grazie tante ad averci seguito, alla prossima settimana, devo dire la prossima settimana. Adesso il problema è ragazzi che sto video va in un periodo che cioè in teoria dovremmo avere in mano prossima. Il gioco del tour. Noi chiaramente lo finiamo e quindi sapete chi ci segue da un po' di tempo sa che li buttiamo dentro tra una sicuramente a peggio. Perché c'è gente che ci segue. No, ma insomma comunque Gianni. Che ogni tanto ti arrivano delle smitragliate di notifiche, mi piace, solo lui è un santuario. Lui e poi ci sono un altro paio di persone che ogni tanto scrivono cose, quindi li ringraziamo molto. E dicevo, comunque nel caso lo piantiamo dentro in mezzo tra una competizione e l'altra, quando c'è la sosta, buttiamo dentro il video in maniera tale che rimane la continuazione. Sì. Insomma, comunque lo finiamo. Se c'è qualcuno che si sta appassionando, credo che non sia umanamente possibile farlo, ma se c'è qualcuno che si sta appassionando, sappia che comunque lo finiremo. Forse, ma se no, ce la facciamo. Detto questo, grazie tante di averci seguito. Alla prossima volta che sarà quello che sarà. O meglio, dallo streaming sicuramente è questo. Sì, dallo streaming sicuramente è questo. Grazie ancora e alla prossima. Ciao ciao.